Buongiorno amici che seguite la mia rubrica oroscopica qui sul mio canale YouTube. Io sono Jossa, eccoci qui per le previsioni oroscopiche di questa settimana. Previsioni che troverete in maniera sintetica sul settimanale Novella 2000 e in radio su RTL nel programma La Suite nel corso appunto della settimana entrante. Allora, vediamo di analizzare insieme segno per segno, anche se lo dico subito, questa settimana non ci sono grandi modifiche relative allo zodiaco in sé, perché l'avvento di Venere in Capricorno è sicuramente l'unico pianeta trasformativo che è presente nel cambiamento ciclico energetico, ma ancora i pianeti dominanti o le fondamenta dello zodiaco rimangono iscritte negli stessi segni e non c'è una grande alterazione energetica rispetto alla settimana precedente. Ma non perdiamo tempo, leggiamo subito il segno dell'Ariete. Ariete, che questa settimana non dimentichiamoci che l'Ariete ha ovviamente degli stimoli energetici molto forti condotti dalla presenza di Marte, Mercurio e dalla stessa Venere che nel corso della settimana ingresserà in Capricorno, vale a dire che i segni cardinali saranno particolarmente così inficiati da questa energia non tanto facile da gestire, non tanto simpatica. I nativi dell'Ariete vengono da un periodo in cui stanno per prendere delle decisioni importanti, o meglio, nella mente balena l'idea di cambiare, di trasformare qualche cosa in modo imperativo. E i pianeti questa settimana sono uno stimolo a darsi da fare, uno stimolo ad avanzare in quelle che sono tutte le progettualità che ad oggi sono presenti magari nella vostra mente, ma che possono benissimo realizzarsi nel piano pratico. Molti Ariete invece hanno la facoltà di praticizzare, già magari hanno in passato praticizzato delle idee e stanno ottenendo delle trasformazioni, ma anche questa settimana, con lo stimolo di Marte e la quadratura del Sole, certamente molti di voi saranno in grado di avanzare nei loro progetti e costruire sicuramente qualcosa di meraviglioso e raggiungere quello step by step lentamente il vostro goal personale e professionale. È una settimana in cui non mancheranno le sferzate di energia, in particolar modo nelle giornate di martedì e mercoledì, quando la Luna quadrerà il vostro Sole, quindi saranno giornate particolarmente intense in cui vi darete molto da fare e qualcuno potrebbe ostacolarvi in virtù di quella accensione lunare, la quadratura di Mercurio dal Capricorno. Certo, anche la Venere, diamine, questa settimana ci mette del suo, perché se sino ad oggi la Venere dal segno del Sagittario era una Venere alquanto positiva, alquanto armonica, che esprimeva non solo il desiderio di abbracciare il prossimo, ma anche di aiutarlo o comunque di comprendere chi magari la pensava differentemente da voi, quindi avere una spinta di cuore in più, questa settimana Venere ingressa in Capricorno, quindi entra in quell'insieme di pianeti che certamente vi stimolano a cambiare ciò che deve essere cambiato. Non è una settimana in cui tutto filerà liscio come l'olio, al contrario, sarà una settimana in cui i movimenti energetici saranno ben presenti, soprattutto per l'Ariete nata nella seconda decade. È una settimana in cui anche la coppia viene a essere scossa da importanti confronti, soprattutto tutte quelle coppie che magari sono ancora trascinate dal passato, da un irrisolto del passato che non è stato ancora elaborato e che quindi porta dell'amaro in bocca. Bene, questa settimana, passando ovviamente alle quattro macro categorie, bene liberi professionisti, perché la quadratura di Marte al Sole è una quadratura che vi regala la possibilità, come ho detto poc'anzi, di darvi da fare, di incentivare la vostra forza d'animo anche attraverso la progettualità, anche attraverso l'ambizione e la competizione che non mancheranno questa settimana. Desidererete fare di più, arrivare a raggiungere quel cliente, ottenere da quel cliente quella data cosa, quel dato contatto. È un momento bello in cui siete lavorativamente parlando forti e non vi lasciate abbattere da nessuno. I goal sono dietro l'angolo da raggiungere e la confluenza Mercurio-Marte, la quadratura solare, porta anche un grande spirito decisionale. Quindi, qualora siate combattuti se prendere la strada di destra o di sinistra, questa settimana, in particolar modo nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, questa luna vi aiuterà dal trigono leonino e quindi vi concederà quell'intuizione in più per prendere la strada a voi destinata. Una buona settimana, soprattutto
Soprattutto se amate muovervi, spostarvi, perché tanti saranno gli spostamenti a cui sarete soggetti, anche per finalità personali, anche per trascorrere un weekend, visto il favoritismo della Luna con chi vi circonda, ed è sicuramente una settimana in cui, ripeto, non mancheranno i colpi di scena finanziari, perché se qualcuno stesse attendendo del denaro, non mancherà la vostra forza d'animo per andare a chiedere ciò che deve essere chiesto. Per quanto riguarda il dipendente, tanti saranno i tumulti professionali da viversi all'interno dell'azienda, del posto di lavoro. Certamente i confronti non mancheranno, certamente la necessità di mettere appunti in operati altrui non mancherà e certamente qualcuno metterà un appunto al vostro operato, cosa che non vi piacerà molto, soprattutto voi ariete donne che insomma amate molto essere voi le imperatrici, le leader di un ambiente lavorativo, comunque di un ambiente energetico in cui vi trovate, in cui lavorate. Il dipendente, seppur insoddisfatto, questa settimana picchierà i piedi per terra, quindi si farà sentire con chi di dovere. Il lavoro non manca, quindi se lavorate all'interno di un'azienda lo stipendio rimane quello e la mole di lavoro viene a essere incrementata dalla quadratura venusiana, dalla quadratura di Marte. È una settimana particolarmente, come ho appena detto, movimentata. Ma il dipendente, quello magari più intenzionato a cambiare, che è già sulla rotta, consiglio in primis di attendere la primavera quando anche Giove sarà assolutamente a favore e contribuirà a questa realizzazione più fortunata di un lavoro più congeniale ai vostri talenti. Consiglio di restare ancora in campana circa la possibilità che all'interno del vostro ambiente lavorativo si metta in atto un cambiamento, una trasformazione. Valutate bene prima di compiere un passaggio importante, un passo importante, perché ripeto nuovamente, il cambiamento ci sarà sì, sarà un cambiamento vincente sì, ma lo vedremo più avanti a partire da maggio in poi per tutta la seconda parte dell'anno. Quindi dipendenti che stanno attendendo una risposta, sappiano che comunque il range temporale per questo nuovo lavoro, per questo nuovo incarico, è limitato, sarà limitato perché il cambiamento è veramente dietro l'angolo, ma non è adesso. L'amore, tasto dolente per gli ariete, ariete forte, sempre in competizione con se stesso anche e con gli altri. La competizione arietina nasce dalla necessità di provare a se stessi, di provare a se stessi che si è i migliori. L'ariete è il primo segno dello zodiaco, il numero uno è legato al sole, quindi la forza di volontà, l'io. Seppur il pianeta sole è legato, la stella solare è legata al segno leonino. L'ariete è governato da Marte, ma anche qui si aggiunge all'uno che è il primo segno relativo all'ariete che indica l'intraprendenza, l'io faccio, detto in modo semplice, è il governo dell'ariete è legato a Marte. Marte rappresenta la competizione, la sfida, la lotta, la guerra. E mai come questa settimana in coppia ci sarà una bella guerra, insomma, la guerriglia dietro l'angolo, tante competizioni anche nella coppia, tanti necessari chiarimenti, tante sfide. Qualora la coppia fosse un po' birichina, uno dei due fosse un po' capriccioso, questa settimana non tarderà ad esprimere dei dissensi per un parere, per un'azione compiuta o non compiuta. Quindi tanti sono i momenti di intensa diatriba, o comunque di profondi chiarimenti volti anche alla ricerca inconscia della continuità della coppia o meno, perché molti ariete sanno che il cambiamento di un partner che non porta serenità è necessario e molti stanno ancora vagliando la necessaria trasformazione della propria vita affettiva e stanno anche vagliando se il partner accanto a loro sia o meno un partner congeniale alla costruzione della stabilità del proprio futuro. Quindi la coppia avrà profonde rivisitazioni nel corso di questa settimana, anche quella solida, sodata, storica, ben strutturata, con transiti del genere, chiamerà la necessità di compiere un passo in avanti. Se per sinastria questo passo in avanti è possibile, sicuramente avverrà l'evoluzione. Viceversa, ci sarà tanto tanto da riflettere, da chiacchierare in due. Single. Ma allora, i single questa settimana hanno certamente pianeti che stimolano, quindi lo stimolo ad avere di più, a fare di più, alle conquiste. Ripeto, una settimana in cui la parola chiave è conquista, sfida, competizioni, le parole chiave. Ed è una settimana in cui i single tenteranno di conquistare la preda che ambiscono di più, tenteranno di dimostrare agli altri il proprio valore, anche e soprattutto in via cameratesca, di conquistadores.
E molti aretini che magari sono anche accoppiati e che volessero vivere delle avventure, questa settimana potranno farlo. L'ariete uomo tende a nascondere molto di più dell'ariete donna. L'ariete donna è molto molto più trasparente e chiara perché ha un carattere governato completamente da Marte, perché l'ariete è un segno femminile, quindi in qualche maniera è un segno maschile, pardon, e quindi il lato marziano vizioso emerge nella donna, e la donna, essendo guerriera amazzone, non ha problemi a dimostrare la propria natura e il proprio temperamento. Invece l'uomo che sposa abiti più educando tende a nascondere il governo marziano attraverso gesti di pura fede e fraghia. Detto ciò, questa è astrologia psicologica. Detto ciò, questa settimana i single hanno possibilità, capacità di incontrare persone con cui divertirsi sotto le coperte. Diamo ai nativi dell'Ariete un 8. Passiamo al segno del toro. Il toro che vive veramente una settimana splendida, una settimana in cui Giove continua il suo transito all'interno del segno in concomitanza di Marte, Giove e anche dell'ingresso di Venere, altresì molto positivo. L'unica pecca è legata all'ingresso di Plutone in Acquario ancora a 0 gradi e al Sole acquariano, che genera una quadratura, vale a dire che tutte quelle situazioni che ad oggi sono ferme, sono bloccate, sono situazioni in attesa di, questa settimana trovano uno stimolo soddisfacente e convincente per evolversi e per andare avanti. Sappiamo che il segno del toro viene da anni di profondo blocco. Questo biennio è un biennio di rinascita, di riscatto alla vita, molti nuovi progetti, nuove conoscenze, nuove opportunità si sono già delineate e disegnate all'orizzonte. Fino a maggio Giove solca l'onda energetica del vostro segno e vi regala dei rinnovamenti a tutto tondo, chi prima chi dopo. La compartecipazione a questa energia meravigliosa è dettata dal passaggio di Marte in Capricorno, che aiuta, fomenta l'animo attraverso un acuimento della forza di volontà e porta nativi del segno del toro ad evolvere la propria vita, andando voi stessi e egli stesso a cambiare, a trasformare tutte quelle situazioni ad oggi ferme. Sentirete un attivismo nuovo, avrete dentro di voi un'energia nuova che vi smuove e vi pone in azione verso l'ottenimento dei vostri traguardi e verso tutto ciò che riguarda lo sviluppo di situazioni ad oggi ferme. Stessa cosa riguarderà la visione del mondo, sarà una visione del mondo più combattiva rispetto ai mesi precedenti, più attiva da parte vostra verso gli altri e verso la realtà circostante, e se qualcosa non funziona anche in termini di relazioni, non esiterete a parlare chiaro. Questo è causato dalla presenza di Mercurio al trigono del Sole, che vi porterà a spostarvi di più, ad avere molto più contatto con tutto ciò che è lontano, estero compreso, ma non solo in termini di scrittura o di comunicazione, anche in termini di fantasia, di desiderio, di ambizione, di sogno. Sognerete in grande questa settimana, soprattutto nella giornata di domenica, in cui la Luna al trigono del segno della Vergine garantisce un'apertura eccelsa a tutte queste energie. Per non parlare poi dell'ingresso di Venere in Capricorno, che ancora una volta va ad alimentare tutto ciò che è amore. Dunque, se siete in coppia, questo momento in cui prenderete le redini della vostra storia in mano, e queste redini potranno portarvi in alto, sempre più in alto, in una coppia che è sicuramente positiva. Nella coppia meno positiva vedremo che questa Venere è garanzia di equilibrio, di presa di coscienza di una data situazione ed eventuale elaborazione con decisione risolutiva, ma lo vedremo quando tratteremo le macro categorie, in particolar modo relativo all'amore. Anche Saturno, in questo caso al sestile del vostro Sole, è garanzia di grande desiderio di costruzione, e ci sarà questo desiderio di costruzione, chi nel lavoro, chi in amore, e ovviamente la presenza di Urano, che è lì tacito perché retrogrado nel vostro segno, è ancora una volta garanzia del fatto che i nativi del segno del Toro vivranno nel corso di questo e del prossimo anno ancora molteplici cambiamenti volti ad una grande evoluzione personale e professionale. Quindi il tema natale dei nativi taurini è un tema in grande evoluzione ed è un tema in grande sviluppo, quindi congratulazioni. Ma analizziamo insieme le quattro categorie.
Liberi professionisti. I liberi professionisti hanno dal canto loro la presenza di Giove, il trigono di Marte e Mercurio e il trigono della Venere che da Marte di Enes e del Capricorno, ergo molto bene il denaro, potrete prendere denaro arretrato, soprattutto verso tutte quelle persone che vi hanno promesso, promesso, promesso e ancora non è stata, diciamo, mantenuta questa promessa. Molto bene le nuove firme contrattuali, gli spostamenti, anche il recupero magari di clienti precedenti, questo potrebbe essere davvero il momento di andare a ripigliare quel cliente facoltoso che in qualche maniera vi è sfuggito per varie ragioni. Qui ci rivolgiamo ai liberi professionisti nel commercio, ma anche chi vendesse opere d'arte, i creativi, gli artisti con transiti del genere hanno realmente il proprio successo in mano, perché questa settimana ampi saranno i contatti e la possibilità di estendere il proprio portfolio clienti raggiungendo anche personaggi rilevanti dal punto di vista economico. È una bella settimana per l'imprenditore, può espandere i propri contatti anche l'imprenditore medio o grande che sia, può risolvere delle controversie finanziarie, giuridiche, anche i politici con transiti del genere hanno possibilità di essere più creduti dalla massa e fondamentalmente più ricevere, recepire messaggi di solidarietà e positivismo che magari in passato non hanno ricevuto o di cui magari non sono mai andati particolarmente attenzionati. Ecco, questa settimana, settimana per intenderci, molto positiva per varie figure anche differenti l'una dall'altra, perché i pianeti sono realmente messi bene. Il dipendente ha un possibile aumento di stipendio su richiesta o anche su non richiesta in base allo zodiaco, ma le possibilità istituite dalle stelle sono veramente tante e il canale energetico del denaro è più che aperto. Martedì la Venere ingressa nel segno trigono al Sole, si parla anche di riscossione di denaro o da terze parti o attraverso mutui, finanziamenti, quindi nulla osta a scelte importanti finanziarie in virtù di un acquisto importante che state facendo o che avete fatto. C'è realmente la voglia di darsi da fare per i dipendenti, tante possibilità di iniziare un nuovo impiego. Se da poco avete iniziato un nuovo impiego, quindi dicembre-gennaio, sappiate che c'è un'ottima continuità, la possibilità di essere valorizzati nel corso di questa settimana, nella fattispecie tra mercoledì e venerdì, quando la Luna griderà a grandi luci accese per voi, riflettori ben puntati sul vostro operato e griderà a gran voce il fatto che siete vincenti e che state esattamente dove dovete essere per talento e per vostri sacrifici. Il discorso dell'amore è più complesso perché Giove ci racconta al Sole della necessità di espandere la coppia attraverso scelte importanti. Qui entra in gioco lo zodiaco personale. Se la coppia scoppia, per intenderci questa settimana, questi pianeti garantiscono un equilibrio, garantiscono una buona dose di erotismo sotto le coperte, garantiscono anche una buona dose di equilibrio e di compartecipazione alle scelte della famiglia, specie se avete dei figli. Vi sentirete con un feeling maggiore, vi sentirete più compresi dagli altri e anche dal partner. Se invece siete in una coppia che funziona egregiamente, questi transiti ci raccontano e raccolgono informazioni circa il vostro futuro in cui si necessita di un cambiamento esponenziale. Chi compra casa, chi si trasferisce, chi sta tenendo la nascita di un bambino, chi sta per mettere in atto una scelta importante, magari anche istituire un'attività in proprio, ma col partner, che è molto interessante unire amore e lavoro, che non è sempre proficuo sotto il profilo della continuità, ma è sicuramente in un momento astrologico così pieno, così pregno e così positivo, sicuramente può essere una scelta vincente, può essere certamente una momentanea scelta evolutiva della coppia e personale sicuramente vincente. I single con transiti del genere possono divertirsi se desiderano farlo, non mancano le occasioni, c'è una maggiore spinta, inclinazione alla carnalità, c'è maggior spinta a uscire di più e a mettersi in gioco. Possono anche i single, quelli più legati al sesso, essendo poi segno del toro, il segno che rappresenta insieme allo scorpione l'asse della materia, l'asse 2-8, che è l'asse non solo del denaro, ma anche del sesso e anche del cibo. Quindi viene acuito il desiderio di materialismo. Chi nel sesso, chi nei soldi, chi nel cibo, insomma, è una settimana in cui tutti i vostri sensi materiali andranno all'ennesima potenza.
I single così potranno sicuramente sfociare soprattutto nelle giornate di mercoledì, giovedì, venerdì e domenica in incontri anche accattivanti, anche particolarmente risolutori per quanto riguarda la solitudine che molti toro sentono dentro di sé e risolutivi per tutti coloro che hanno magari delle relazioni passate non ancora elaborate. E per la teoria del chiodo schiacciachiodo, sebbene non tutti i toro sono così, sicuramente può esserci un bel recupero anche in quel profilo, anche in quel campo. Diamo ai nativi del toro un 9, congratulazioni. Segno dei gemelli. Allora, sebbene i gemelli siano fortemente condizionati dalla quadratura di Saturno, ed è una condizione che non rende giustizia alla leggerezza, anche al divertimento, alla spiritosità, al grande spirito che i gemelli hanno, che è uno spirito goliardico, anche molto serio nel lavoro, ma molto goliardico con gli altri. Amano divertirsi, amano la leggerezza, amano essere felici e sereni. Questo ovviamente dovrebbe far parte della natura umana, ma ci sono segni che vanno più di altri nella direzione della leggerezza e del divertimento, senza tralasciare la ovviamente serietà e professionalità, ma i gemelli sappiamo che è il primo segno doppio dello zodiaco che rappresenta il complemento energetico e quindi rappresenta il tutt'uno, cioè il gemelli uomo ha la necessità di avere accanto una persona che lo completi, il gemelli donna, perché se dei gemelli, se voi sono ovviamente è un segno doppio, il grafema del segno è rappresentato da una coppia e i gemelli ben si sa che lavorano molto bene in coppia, pur essendo anche molto individualisti e stando anche in piedi da soli, però hanno la necessità più di altri segni di avere una controparte. Detto questo, la settimana è una settimana che in primis vede l'uscita dalla lesione di Venere all'opposizione sagittarina e questo è molto importante perché si sentiranno molto più leggeri, quanto abbiamo appena espresso, in concorso a Mercurio, Marte che genera un quinquance, insomma i gemelli hanno avuto un passo in avanti verso qualche cosa che a detta loro era ferma, ma ancora non hanno avuto quell'esploit necessario o che si immaginavano, che si aspettavano in quella data situazione. Quindi il gemelli è ancora un po' in attesa. Forse quell'essere in attesa non è ben chiaro nemmeno per se stesso. Ci sono situazioni di attesa che il gemelli sente dentro, ma non riesce razionalmente a capire. Come se si sentisse messo un po' in disparte, c'è cioè uno stand-by generale nella vita, c'è cioè qualcosa che insomma non torna ai nativi del segno dei gemelli. Ma in questo momento è bene concentrarsi sul futuro, perché Giove è in procinto di arrivare nel segno, maggio è alle porte, per un anno intero Giove starà nel segno dei gemelli, garantirà delle buone nuove a tutto tondo, perché da maggio in poi molti cambieranno la propria vita prendendola in mano la propria vita, quindi andando a modificare tutto ciò che va modificato. Nota positiva della settimana, perché questa rimane una settimana un po' sulla falsariga della precedente, è l'ingresso del in acquario, perché il trigono solare può indicare una maggior vivacità, una maggior forza d'animo, una maggior un incremento della mondanità. Detto questo, i nativi dei gemelli questa settimana rimangono un po' sulla falsariga della precedente, che non è negativa, ma non è ancora la settimana, come ho detto poc'anzi, risolutiva di tante faccende che ad oggi rimangono ferme e di tanti dubbi, di tante nebulose mentali che molti gemelli hanno e a cui non riescono a dare una quadra, perché probabilmente neanche loro stessi sanno di che cosa tratti questa energia un po' nebulosa che vivono, e questa è un'assenza della chiarezza degli obiettivi da intraprendere. Qui è Saturno che rimescola le carte e cerca in questo rimescolaggio generale di riequilibrare il tiro con gradualità. Quindi state in attesa perché una maggior chiarezza circa gli obiettivi futuri arriva e su come realizzare i vostri obiettivi arriverà. Settimana per i liberi professionisti che continua, come ho appena detto, sulla falsariga della precedente. C'è una continuità nel lavoro, c'è un'ottima presa di contatti o un ottimo indagare su eventuali contatti
contatti con clienti nuovi, c'è una buona possibilità di percepire del denaro anche arretrato, c'è una bella evoluzione a tutto tondo per quanto concerne le relazioni professionali. Se qualcuno deve rinnovare un contratto, se qualcuno deve aggiustare dei rapporti con un cliente, ecco, questa settimana è ottima, avrete gli strumenti per poter essere diplomatici, per poter abbracciare il prossimo, anche il vostro cliente o chi di dovere nelle sue esigenze. Tanti pianeti stanno all'ottavo campo, quindi il campo del denaro, è il campo in cui voi in questo momento siete più in difficoltà. Molti hanno subito delle spese, le spese sono arrivate en passant, non ve ne siete neanche accorti, molti hanno difficoltà finanziarie già da molto tempo, ma sentono in questo periodo un acuimento, un ingigantimento di queste difficoltà, quando magari in realtà non è che ci siano state spese differenti dal passato, però sentite che il peso dell'energia dei pianeti batte di più su tutto quello che è denaro e gestione dell'economia personale o familiare. Ecco, chi lavora in proprio può utilizzare questo momento per investire di più, se ha le possibilità, se ha liquidità, se ha la possibilità di farlo. Molti possono anche decidere di ritirare del denaro che magari è stato messo lì in un fondo in attesa di chissà che cosa. Molti altri possono decidere di investire il denaro per la propria attività, pagare anche ciò che deve essere pagato e cercare una serenità, un benessere d'animo che arriverà dalla sistemazione di alcune spese debitorie che molti di voi dovranno sostenere o che stanno sostenendo. Ovviamente stiamo parlando dei liberi professionisti, perché i dipendenti con transiti di tale levatura, tutto questo discorso economico, professionale e legato anche ai finanziamenti o allo status finanziario, si traspone in quella che è la sfera personale, quindi le problematiche economiche, anche dipendenti, seppur non avendo un'attività in proprio, le sentiranno di più. Chi lavora alle dipendenze, con questo affluire di pianeti all'ottavo campo, avrà molto irrisolto, quindi tante situazioni che vedrà non piaceranno, ma non riuscirà nemmeno ad esternarle concretamente come magari in passato poteva fare, quindi cercherà insomma un'elaborazione interiore che tarderà ad arrivare. C'è un movimento emotivo molto forte che dovrà essere gestito attraverso del sano agonismo, delle sedute psicoterapeutiche, la spiritualità, insomma, l'espressione di tutta quell'energia e quelle emozioni ingarbugliate che avrete dentro, perché all'interno dell'ambito lavorativo tante cose non funzionano, a detta vostra, come dovrebbero funzionare, possono sfociare in espressioni creative, espressioni sportive o in tutto ciò che vi fa stare bene. Anzi, cercate di far accadere questo meccanismo di trasmutazione energetica e di non tenervi tutto dentro, pena la vera e propria litigata furiosa, furibonda con qualcuno, perché i litigi arrivano quando manca lo scaricamento energetico, soprattutto nel vostro caso se siete gemelli puri, gemelli ascendente gemelli, perché tutto quello stellium di pianeti nell'ottavo campo deve essere liberato, quindi il rubinetto deve aprirsi. Single, passiamo prima ai single, perché tanti pianeti nell'ottavo campo non indicano solo un irrisolto, indicano anche la ricerca di carnalità, specie se già per vostra natura, quindi leggibile dal vostro zodiaco individuale, questa componente è iscritta. Beh, qualora non fosse iscritta, aumenta comunque la libido, quindi il desiderio carnale crescerà, il desiderio di cibo crescerà, il desiderio di arricchirsi crescerà. Quindi c'è una evoluzione molto forte, emotiva, energetica, verso tutto quello che è l'ottavo campo, le sue componenti, i pianeti all'interno, i significati archetipi dell'ottavo campo che abbiamo citato adesso in maniera molto generalista all'interno di questo oroscopo. Se volete sapere di più, vi invito a chiamarmi per un colloquio privato 392-6462-555, il numero che vedete qui in sovraimpressione. E quindi i single potranno sfruttare questa energia anche attraverso rapporti carnali, avventure e divertimento in cui la sessualità, le serate con amici, e festeggiamenti di varia natura, saranno ovviamente importanti per
eliminare l'eccesso di energia portato da questi pianeti. La coppia ovviamente ha in mano il proprio futuro con l'utilizzo e l'espressione energetica di tutti questi pianeti, perché la coppia che funziona avrà la possibilità davvero di avanzare nel proprio rapporto anche con semplici cene romantiche chiarificatrici, con momenti idilliaci sotto le coperte, con situazioni di gite, di piccoli viaggi fuori porta. Inventatevi qualcosa per stare bene con il vostro partner, perché tanti di voi saranno un po' così, vivranno un po' nel malcontento e cercheranno sicuramente, attraverso momenti di noia, momenti di sconforto, di abbassare le energie, abbassare le emozioni, abbassare l'impianto umorale, l'impianto energetico e umorale dei propri corpi sottili, dei corpi energetici. La Luna questa settimana non sarà a vostro favore nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato, ma sarà molto positiva nelle giornate di domenica, perché la quadratura lunare al segno della Vergine è un toccasana all'accensione del quinquance di tutti quei pianeti nel segno del Capricorno, che decreterà certamente per voi quell'uscita mondana, quell'uscita fuori porta, quella gita con amici o quella cena, quel pranzo con chi di dovere, che insomma porterà, risanerà un po' l'umore. Particolare attenzione nella giornata di lunedì con la Luna nel segno, che può portare ancora una volta del malumore con voi stessi o con gli altri. Quindi capirete che questa settimana non è una settimana negativa dal punto di vista del rapporto che voi avete con il datore di lavoro, con i vostri clienti se lavorate in proprio, ma è una settimana in cui ci può essere del malcontento, si può manifestare il malcontento se non esprimete la vostra natura plutoniana in toto. Comunque il segno dei gemelli rispetto al senso zodiacale questa settimana riceve un 8,5, quindi congratulazioni. Segno del Cancro. Il Cancro che arriva da una settimana, la precedente, in cui era pressoché ultimo in classifica o nelle ultime posizioni. È un Cancro che vede il trigono di Saturno, l'opposizione di Marte, l'opposizione di Mercurio, la sopraggiunta opposizione a partire da martedì di Venere, quindi non possiamo parlare di un Cancro che sta vivendo un momento magico. Possiamo sicuramente parlare di un Cancro che deve chiudere col passato, non trascinare le situazioni e aprirsi al nuovo. Mi riferisco anche ai creativi, ai lavoratori dello spettacolo o ai lavoratori che operano nell'ambito dell'immagine. Questi sono pianeti buoni che riattivano il vostro lavoro e vi danno l'opportunità di essere più visibili rispetto alle settimane e ai mesi precedenti. Però fate attenzione perché comunque questi pianeti ci raccontano, ci ricordano sempre che prima di aprire una porta nuova è necessario chiudere le vecchie, e qui molti Cancro che tendono a vivere ancorati al passato tendono ad avere difficoltà a chiudere col passato. Marte si oppone al Sole, richiama l'incessante desiderio di evoluzione e di allontanamento da ciò che ci fa stare male. Il Cancro è un segno che vuole andare sino in fondo, è un segno molto combattivo sotto certi versi, è un segno che ama sfidarsi interiormente, inconsciamente, e finché non tocca il fondo non risale come si deve. Se avete una persona del vostro passato in mente, ma che si è ormai già allontanata, sappiate che con transiti del genere si acuirà il desiderio di ritorno e si acuiranno forme di ricordo e di rimembro del passato. Ma cosa vuole Saturno? Saturno desidera il vostro cambiamento attraverso una presa di posizione netta, chiudendo tutto ciò che è passato, senza domandarvi il perché, il per come e il per quando. Chiudete il passato, voltate pagina nel libro della vostra vita e aprite quella porta dorata che vi aspetta. Anche Mercurio dall'opposizione ci ricorda che qualche contratto potrà scadere, qualche situazione difficile potrà manifestarsi con delle situazioni del passato, con degli amici del passato. Qualche comunicazione di troppo può arrivare, una multa, un messaggio non piacevole, una comunicazione da parte di istituti di credito, debitori, di qualsivoglia natura può arrivare, potrebbe farvi storcere il naso. L'opposizione poi di Venere anche qui ci ricorda che tutte quelle relazioni che non funzionano, attuali, ancora presenti nella vostra vita, dovete prendere consapevolezza del fatto che non funzionano e voltare dunque pagina. Quindi, insomma, il segno del Cancro ha tanto da lavorare nel corso di questa settimana. Molti altri, invece, che sono già ad un passo avanti rispetto a quello che ho appena
espresso a livello interpretativo energetico dei pianeti, ci raccontano che oltre all'evoluzione fatta da loro ed espressa adesso, ci raccontano che devono trovare una dimensione nuova, cioè si sono già chiuse porte col passato e si sono aperti portoni nuovi. Ma in questi portoni Cancro non si adatta sempre con grande facilità, non è un segno che riesce ad adattarsi subito con grande malleabilità. Ma dovrà farlo perché questi pianeti ancora una volta chiamano la necessità, come ho detto poc'anzi, di abbandonare tutti i retaggi comportamentali, la matrix sociale a cui facevano parte, i comportamenti, la visione di sé e degli altri del mondo che li caratterizzavano. È giunto il momento di avere, di acquisire grande consapevolezza sul proprio comportamento e di cambiare laddove il nostro comportamento è più limitante che aiutante il nostro percorso. Corso. Questa settimana molti di voi che hanno già concluso relazioni affettive, laddove appunto lo zodiaco lo consente e lo vuole, relazioni professionali e relazioni di qualsivoglia natura, e sono quindi già ad un livello avanti, attendono di costruire e scrivere sul libro della loro vita, ecco, sappiano che il primo passo da compiere è quello di analizzarsi interiormente e andare a limare tutti quegli aspetti di eccesso, di intransigenza verso se stessi e verso gli altri, che a volte il cancro, pur essendo, ripeto, un segno legato alla luna, dunque le emozioni, l'empatia, eccetera, però a volte, ecco, manifesta. La ragione per cui il cancro, soprattutto uomo, molto spesso nel lavoro è intransigente, molto autorevole, se non tocca addirittura punte di autoritarismo, è legato a Plutone, perché Plutone, che governa lo Scorpione, nel radix zodiacale base è al trigono del Sole Cancerino e quindi ha una forte valenza per i nativi del segno del Cancro. E molti, ovviamente il componente solare del Cancro, quindi le caratteristiche del Cancro, si rifanno anche a caratteristiche legate al trigono nel radix di Plutone. E Plutone sappiamo essere un pianeta perentorio. Perentorio, definiamolo così. Ma in questo caso Plutone, quando si aziona, è lì, non è che c'è tanto da dire, c'è tanto da fare. Plutone, quando si aziona, è pazzesco. Però in questo caso le componenti plutoniane stanno all'interno del Sole Cancerino e vogliono che questa settimana, questo mese, quest'anno, il cancro acquisisca una nuova consapevolezza di sé e trasformi ciò che è bene cambiare per la propria evoluzione. Passiamo subito alle macro categorie. Categoria del libero professionista, questa è una settimana in cui dovete andare a fare una vera cernita, vera e propria cernita di tutti quei contatti, clienti, fornitori, relazioni amicali e non magari intessute su una base professionale che non funzionano più. Attenzione alle truffe, attenzione agli inganni, via tutte le persone che non sono chiare. Questa è una settimana in cui non dovrete rinnovare persone per cui non avete grande fiducia, su cui non riponete grande fiducia e per cui non voi stessi non tifereste mai. Proprio perché spesso e volentieri il cancro tende a miscelare il lavoro con le amicizie e le relazioni, si genera una confusione. Questo è il momento in cui il tergicristallo della vita cancerina deve portare chiarezza. Tutto quello che non è chiaro dovrete lasciarlo da parte. Complice l'opposizione marziana, idem Mercurio che ci racconta di contratti e conclusioni contrattuali. Se voi state cercando una nuova azienda con cui collaborare, questo è il momento di gettarvi a capofitto verso il nuovo. Anche la Venere si oppone al Sole. Se state attendendo una liquidazione del denaro arretrato, eccetera, 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 battete il ferro finché è caldo e andate a chiedere, perché questa settimana è una settimana che può darvi tanto in termini di recupero del passato, recuperando quello che nel passato è giusto, è per voi e deve giungere a voi, chiuderete anche un ciclo. La chiusura di questo ciclo permetterà poi l'avanzamento verso uno status evolutivo differente, voluto anche dal trigono di Saturno, perché i pianeti Marte, Mercurio e Venere sono tutti pianeti adepti di Saturno. Se Saturno non fosse al trigono, questa opposizione avrebbe un significato completamente differente. Però Saturno in questo caso è capostipite maestro di una nuova apertura e regala soprattutto alla prima decade, in questo caso, delle grandiose evoluzioni. È dipendente. Dipendente ha ben più difficoltà rispetto al libero professionista o al datore di lavoro.
Ma soprattutto perché si trova magari imprigionato in una situazione lavorativa che non è più così florida, non è più così bella, non è più così sentita, ma deve purtroppo portare avanti per ovviamente motivazioni economiche e finanziarie. È un momento in cui il cancro deve rivedere anche in questo caso le proprie priorità e i propri obiettivi, perché il dipendente che è insoddisfatto deve comprendere innanzitutto quello che è il lavoro che lo soddisferebbe di più e lentamente realizzarsi verso quella direzione. Purtroppo spesso e volentieri molti cancerini in questo momento, peraltro, vivono una vera e propria nebulosa, non chiarezza su cosa fare e dove andare. Dipendente che si trova invece bene con transiti del genere dovrà comunque affrontare un momento di confronti importanti, intensi, se non col datore di lavoro, con i colleghi o comunque con situazioni che si paleseranno all'interno dell'azienda e che potranno riguardare l'individuo cancerino così come la collettività e colpire poi dunque all'interno della collettività il nativo cancerino. Certamente la revisione dietro l'angolo. Per quanto riguarda la coppia che funziona è una coppia che vive in questo momento una prova del 9, anche se magari funziona su carta, questi pianeti regalano ai nativi un'ulteriore prova. Capita qualcosa, un evento esterno, un'indecisione magari da parte del partner circa qualcosa legato a voi, legato a terze parti, legato al futuro, può destare un momento di enigma nella vostra mente e cercare di porvi degli interrogativi in un momento come questo è la base, perché da qui partirà poi tutto il vostro futuro, la costruzione, lo schema nuovo del vostro futuro che attraverso le stelle, attraverso il vostro libero arbitrio costruirete. Quindi la coppia che scoppia avrà sicuramente un momento di confronto tra queste e le prossime settimane. Particolare attenzione va riposta alle giornate di martedì, mercoledì, quando la Luna starà nel segno del Cancro e quindi decreterà l'accensione di queste opposizioni. Il single si può divertire. Questo lo dico spesso, ma in questo caso più di altri, perché Marte, l'opposizione del Sole, è un ottimo dispensatore di energie sessuali e può condurre molti di voi a divertirsi sotto le coperte, a vivere delle avventure piacevoli, anche recuperando relazioni o amicizie del passato, perché magari ricevete una comunicazione da un amico del passato, da un partner del passato, insomma, varie sono le modalità con cui i pianeti agiscono, ma qualcosa di nuovo giunge a voi, quindi non lasciatevelo scappare, anzi, salite sul treno perché è un treno sicuramente piacevole, sorretto anche da questo Saturno che per molti single sarà proprio lui stesso il conduttore di un nuovo incontro, ma non di un nuovo incontro duraturo, ma non è ancora questa è la settimana di incontri più volti alla carnalità e al piacere dello stare insieme, magari sotto le coperte o in compagnia, nella mondanità. Diamo ai nativi del Cancro un 7,5. Passiamo al segno del leone. Allora, il leone, cosa possiamo dire del leone che già non sapete? Il leone faccio sempre delle analisi molto più lunghe di altri segni, ma non tanto perché sia migliore di altri segni, perché sono tutti uguali i segni. Poi non dimentichiamoci che ognuno di noi ha il proprio zodiaco, quindi il leone, segno zodiacale leone, tu che mi stai ascoltando, che sei del leone, puoi avere 5 componenti capricornine, quindi essere più spinto verso l'energia capricornina. Detto questo, prendiamo sempre questi oroscopi come oroscopi generali, pur essendo attendibili perché sono di stampo tecnico, quindi la lettura è tecnica. Cosa succede al leone? In primis, l'aspetto primario è lo stellium di pianeti in quinquance presente nel segno del Capricorno che tocca il sesto campo solare, vale a dire che il lavoro in questo momento per il leone è la base. Giove poi quadra il sole stesso di transito è in acquario, quindi si oppone al sole, è un momento in cui al leone viene chiesto di decidere. C'è una decisione che deve essere presa. Prima di prendere una decisione, se è una decisione che deriva da dentro, non è imposta dall'altro, perché ci sono anche casistiche legate alla presenza di Giove, che quadrando il Sole leonino al decimo campo, impone un'autorità, impone una decisione. Quindi molti leoni, ecco c'è anche questa casistica, potrebbero essere soggetti a imposizioni dall'alto e modificare, se non addirittura cambiare il proprio percorso lavorativo. Altri leoni, quelli che mi riferisco ad oggi e che vorrei parlare in modo più abbondante, è il leone che sta prendendo consapevolezza di qualche cosa che va trasformato nella propria vita. Questo è legato fondamentalmente all'ingresso di Plutone in Acquario, perché Plutone in Acquario è un pianeta fortissimo, tanti non ne parlano perché è un pianeta generazionale, apre l'energia del mondo in un modo
modo completamente differente. Vedremo che Plutone in acquario condurrà l'avvento della tecnologia, o meglio il primeggiare della tecnologia sull'operato dell'uomo. Questo lo vedremo a partire da quest'anno, così poi per gli altri anni sarà evidentissimo, con particolare attenzione anche al periodo 2026-32 con Urano in Gemelli al trigono di Plutone, quindi si apre ad un mondo in cui la tecnologia sarà ovunque. Ma detto ciò, nella singolarità leonina, questo Plutone porta dei cambiamenti globali della vita. Cioè è un Plutone che dice al Sole leonino, guarda che la tua identità professionale, guarda che il rapporto che tu hai con quella persona, guarda che il tuo denaro che hai messo di lì, guarda che il tuo vicino di casa piuttosto che il tuo amico non sono le persone che tu riconosci sino ad oggi essere, che tu hai visto e che hai vissuto sino ad oggi. Apriti a una visione nuova, è questo che Plutone fa, e lo fa già adesso, perché aprendoti ad una visione nuova, seppur in modo sottile, magari che non porti alla mente consapevole, ti apre verso una mente nuova e ti dà una visione completamente diversa del mondo e di quello che ci sta dentro e di chi ti circonda. Questo è quello che vuole Plutone. Questa settimana Plutone ha un'azione molto forte, perché sia Plutone che il Sole di transito sono nel segno dell'acquario e sono, tra l'altro, si toccano, si baciano tra loro. Quindi in qualche maniera il Leone capirà a livello lavorativo che delle trasformazioni, ecco, devono essere attuate, ma non solo a livello lavorativo. In più c'è questo stellium di pianeti importantissimi nel segno del Capricorno, che anche se è improprio parlare di stellium, perché dovrebbero esserci quattro pianeti per parlare di stellium, stellium inteso concentrato di energia nel segno del Leone. Abbiamo Venere che ingressa a Marte, di Mercurio e Marte. Quindi insomma, sono pianeti non semplici, sono pianeti che ci ricordano innanzitutto che se ci sono situazioni lavorative ferme, il Leone deve riattivarsi per risolverle. Ci ricorda che se alcune situazioni sono ferme giuridiche, qualcuno le smuove e voi andate avanti, o comunque c'è un prosecco nel bene e nel male della fattispecie giuridica a cui insomma siete implicati, in cui siete implicati, se c'è. Viceversa, vi ricorda che l'azione è l'unico strumento in questo momento necessario per ottenere ciò che desiderate, perché siete stati troppo tempo fermi, perché siete stati troppo tempo in attesa di altri. Adesso non dovete più essere in attesa di altri, ma dovete darvi da fare. Chiaramente non tutti, perché molti leoni hanno la forza attiva reattiva dentro di sé. Intanto però questo è quello che dicono i pianeti questa settimana. Mettiamoci anche la ciliegina sulla torta di Giove, che quadra il Sole dal segno del Toro. Ragazzi, questo non è più il momento di attendere, è il momento in cui aprite bene gli occhi e capite la strada da intraprendere. Forse qualche bisticcio sul lavoro, qualche litigata sul lavoro si manifesterà, ma sarà semplicemente uno strumento per aprire gli occhi. Non a tutti si manifesterà, perché se siete già consapevoli di date situazioni non c'è bisogno che la vita vi metta di fronte a qualcosa che vi svegli, ma se siete ancora in una fase dormiente, un eventuale litigio, un eventuale contrasto, confronto, anche un ritardo che può essere percepito male da chi detiene potere, se siete le dipendenze, scatterà, sarà la molla evolutiva della vostra vita. Partiamo per le quattro macro categorie. La prima categoria è il libero professionista. Con pianeti del genere siete forti, determinati, avete una grande forza di volontà, i vostri ostacoli non li vedete come tali e ci passerete sopra come un caterpillar, siete molto determinati nell'ottenere anche il denaro. Qualora ci fosse qualche cliente che non vi ha pagato, sarete i primi ad andare direttamente a bussargli alla porta. Sarete molto forti anche verso tutti coloro che vi stanno rimando contro, che vi ostacolano, che vi fanno dell'ostruzionismo lavorativo. Non vi farete mettere i piedi in testa. Tutto quello che è rimasto fermo ad oggi prende il via, o sarete voi a far sì che prenda il via, perché in questo momento capirete che niente è meglio come agire, non aspetterete più. Per quanto riguarda il libero professionista imprenditore, anche insomma, che ha un'azienda importante con dipendenti eccetera, deve fare massima attenzione per delle burrasche che possono avvenire con un dipendente.
Perché ci può essere qualcosa all'interno dell'azienda che scuote gli animi e potrebbe sicuramente non farvi sorridere, questo è poco ma sicuro. Attenzione alla carta bollata, attenzione ai controlli di qualsivoglia levatura, attenzione allo spostarsi con l'autovettura e al movimento. Niente di grave, ovviamente, tutto risolvibile, ma la congiunzione Marte-Mercurio presuppone un'interpretazione anche di tale natura nel sesto campo solare. Per quanto riguarda il dipendente, amici dipendenti, fate attenzione a non essere troppo nervosi, a essere troppo voi stessi tempeste, perché le possibilità questa settimana, come vedremo anche la settimana prossima, di essere belli, belli forti, belli temprati, avere quella cazzimma giusta da esprimere ci saranno. Vedrete attorno a voi situazioni che non vi piaceranno, forse sarete implicati anche in conversazioni, dialoghi, situazioni che non amerete, tenderete molto a rispondere, tenderete insomma a dire cosa pensate, quello che pensate senza mezze misure. È una settimana importante per chi avesse da poco cambiato lavoro. Non è consigliabile in questo momento cambiare lavoro, La quadratura di Giove non dà una possibilità duratura e una costruzione a meno che abbiate un ascendente particolarmente rilevante, uno stellium in segni di terra. Ma in questo momento non è, diciamo, è duraturo il lavoro che andrete a ricoprire, ve lo do quasi per certo. Perché? Perché Giove, la quadratura del Sole, offre delle opportunità, degli stimoli al cambiamento, ma non dà la definitività, complice anche il quinconce di Saturno nell'ottavo campo. Quindi, comunque, dipendenti che avete appena cambiato, cercate di non innervosirvi, di non innestare meccanismi di nervosismo verso gli altri, cercate di integrarvi all'interno dell'ambiente lavorativo in modo diplomatico, semplice, pulito, puro, non imponendo le vostre idee e non volendo essere per forza leader o ostruendo le idee o l'operato di altre persone. So che non lo fate mai, so che siete un segno perbene, molto educato, molto rispettoso, ma con pianeti del genere, perché la quadratura di Giove al Sole tende ad una prosopopea dell'io, con pianeti del genere possono esserci, si può manifestare anche questo tipo di accadimento. Dipendente che invece lavora all'interno di un'azienda, prosegua senza, come ho appena detto, appicciare la miccia, accendere la miccia, perché questa settimana insomma, il nervosismo non mancherà. In particolar modo nelle giornate in cui la Luna è in Leone, quindi abbiamo giovedì, venerdì e sabato. Ma mi raccomando, fate attenzione. Innamorati, allora la coppia che brilla. È una settimana vincente, è una settimana in cui può proseguire il dialogo, la relazione dialogica che si è istituita, perché il Leone ama le relazioni dialogiche, cioè il feeling intellettuale più che il lato fisico e pratico. Ecco, questa settimana può proseguire. Per quanto riguarda invece la coppia che non funziona, il connubio Marte-Mercurio nel sesto campo ci ricorda sempre che in qualche modo e maniera la voglia o i pretesti per litigare non mancano, e questa settimana ancora questa congiunzione porta dei litigi davvero forti, davvero ferri. Quindi, se potete, evitate. Saturno è l'ottavo campo. Saturno all'ottavo campo impone anche una certa rigidità nell'uso del denaro. Seppur non fa parte questo dell'ambito dell'amore, lo dico perché spesso e volentieri molte coppie del Leone basano i propri litigi sul denaro, quindi fate massima attenzione. I single possono anche in questo caso sfruttare i transiti come Marte nel sesto campo. Non è una settimana in cui abbiamo relazioni carnali importanti o avventure importanti, ma una settimana in cui comunque si può anche vivere il quotidiano con maggiore armonia, maggior serenità, sfruttando quella Venere nel sesto campo che ci aiuta nel lavoro, ma ci aiuta anche nel quotidiano e nel vivere ordinario. Quindi i single possono sicuramente sfruttare le giornate in cui la Luna è nel segno, quindi giovedì, venerdì e sabato, per divertirsi e vivere anche delle piacevoli serate mondane, magari recuperando anche contatti, amicizie del passato o incontrandoli per caso nel corso della mondanità. Diamo ai nativi del Leone un 10, congratulazioni. Vergine, bene, stesso segno zodiacale, i nativi della Vergine sappiamo che vengono, l'abbiamo detto spesso, da anni importanti, difficili, in cui ci sono stati dei distacchi simbolici, fisici, insomma, sono informazioni queste che io do sempre all'interno dei miei video e sono informazioni apripista di quella che è la lettura specifica per questa settimana. Questa è un'ottima settimana. Non vi ho dato 10 perché la Luna, diciamo, tocca il vostro Sole, quindi si attiva in modo protagonista. Da
protagonista soltanto la domenica e peraltro nella seconda parte, quindi insomma è una settimana in cui sì, avete anche la compiacenza lunare tra martedì e mercoledì, ma è una settimana in cui di fatto la luna non vi dà quell'energia che invece vi darà la prossima settimana. Il bello vostro è che il trigono di Venere che ingressa in Capricorno aiuterà tantissimo il lavoro, tantissimo il denaro, tantissimo nuovi progetti, tantissimo la conquista sessuale o affettiva che da tempo desiderate o anche condurrà molti di voi a risolvere in modo sereno e pacifico una controversia di cui eravate protagonisti sino a poco tempo fa. Quindi comunque questa è un'ottima settimana, ripeto. Per quanto riguarda l'energia dei pianeti, Saturno rimane all'opposizione del Sole, molti hanno chiuso un capitolo importante, ne hanno aperto un altro e stanno proseguendo, c'è stata l'opportunità di un nuovo lavoro, molti avranno questa opportunità di un nuovo lavoro entro maggio, perché una proposta arriva entro maggio per tutti voi della Vergine e ovviamente sarà una proposta più che vincente di una nuova opportunità, nuova collaborazione lavorativa. Marte rimane al trigono del vostro Sole ed è favoloso per quanto concerne tutto ciò che è forza d'animo, attività, dinamicità, spostamenti, forza di volontà. È un Marte davvero tosto, soprattutto tocca il vostro quinto campo solare, quindi non mancheranno le uscite mondane, non mancherà la vostra voglia di vivere, di sentire la vita sulla vostra pelle e avrete una vitalità, una vivacità davvero non indifferenti ai più, non indifferenti al prossimo. Anche Mercurio nel quinto campo favorisce i figli, il rapporto con i figli, le relazioni anche coniugali, extraconiugali o con i propri affetti. Molto bella questa settimana per i lavoratori dello spettacolo, ma anche i creativi, gli artisti, gli scrittori. È un Mercurio bello forte in Capricorno, favorisce anche gli ingegneri, tutti coloro che lavorano approfonditamente in modo analitico con la mente, favorisce anche tutti coloro che hanno dei profondi studi d'origine. Quindi parliamo di professori universitari, parliamo anche di studenti che devono conseguire master importanti o formazioni importanti. Questa è una settimana d'oro, una settimana che li premierà a 360 gradi. Magari state attendendo l'esito di un concorso, state attendendo l'inserimento in un albo ufficiale dei giornalisti, degli avvocati, dei notai o di chi che sia. Questa è una settimana che garantisce il successo per tutti voi. Anche la Venere, come abbiamo detto spesso, è non solo archetipo di bellezza, di amore, di armonia, ma di successi, di vittorie, eccetera, eccetera, ma è anche archetipo di cibo. Quindi l'unico consiglio che vi do questa settimana è di fare attenzione a non mangiare troppo, perché questa Venere al trigono nel vostro Sole può condurre molti di voi magari ad esagerare un pochettino col cibo, però voglio dire, è uno dei beni più appaganti di questa vita, quindi perché privarsene? Ma ovviamente la Venere al trigono del Sole tecnicamente porta un eccesso di materialismo. Anche il denaro potrebbe essere speso in eccesso, qualora ne abbiate e ne abbiate anche in abbondanza o meno in abbondanza, tenderete comunque a spendere. Liberi professionisti. Parlavamo di nuovi contratti, parlavamo di nuove aperture, parlavamo di nuove opportunità. Non mancano, ci sono dietro l'angolo. Non è detto che avvengano questa settimana, ma questa settimana può avvenire quel contatto in più, quella comunicazione in più, quell'idea vincente che poi si realizza nel corso dell'anno. Ma questa è una settimana in cui c'è un avvio di qualche cosa, anche dal punto di vista teorico e energetico, ma ci si avvia verso un progetto nuovo, verso una strada nuova di sicuro successo. Quindi è una settimana in cui non mancheranno le idee vincenti. Per i liberi professionisti c'è qualcosa da rivedere nel piano delle relazioni professionali, perché qualcuno potrebbe anche decidere di interrompere una collaborazione per poi aprire un'altra, così come di interrompere un semplice rapporto con un cliente per acquisirne poi un altro. Si parla di interruzione in seguito ad un confronto acceso questa settimana, quindi fate bene attenzione di non accendervi troppo durante questo confronto, perché potrebbe, insomma, potrebbero sorgere delle controversie anche, voglio dire, inopportune e non profittevoli, non profittuose per il vostro futuro, quindi insomma cercate di fare un passo indietro perché i litigi poi non portano mai a niente di positivo. Ecco, un altro aspetto importante per liberi professionisti è il denaro, perché se attendete del denaro anche tramite un finanziamento, un mutuo, quel cliente che vi dà quel denaro, quei soldi, questa è una settimana in cui otterrete. Quindi devo dire, i liberi professionisti vanno da Dio. Stessa cosa il dipendente, perché il dipendente può anche aprire gli occhi, guardarsi attorno, trovare un nuovo incarico, perché non mancano le occasioni. Questo è un momento in cui il dipendente ha la vita in mano, la fortuna in mano, la possibilità di realizzare i propri sogni in mano. Si attiverà,
si realizzerà nel corso dell'anno, ma l'attivazione avviene già quest'anno. Molti che magari hanno già iniziato un lavoro nuovo, hanno iniziato a intraprendere un nuovo percorso, anche un progetto nuovo che poi si trasformerà nel lavoro, questa è una settimana ottima. Non mancano le opportunità di ricevere le proposte anche per quei dipendenti che da tempo avessero mandato curriculum a destra e a manca, finalmente ricevono una proposta vincente, valutatela e vagliatela perché davvero, davvero è secondo i dettami astrologici una settimana che può condurre degli avvii straordinari. Coppia. La coppia che funziona, che magari ha già vissuto quel voltapagina di cui abbiamo parlato, cioè morto un papà se ne fa un altro, per intenderci, molte coppie si sono lasciate e subito si è trovato il rimpiazzo. Transiti del genere portano molto bene, cioè se per sinastria la coppia è funzionale, con questi aspetti meravigliosi c'è costruzione, c'è decisione e progettualità, c'è posizioni dialogiche della coppia molto buone, c'è volontà da parte del nativo, del segno della Vergine di costruire. Veramente una settimana, ripeto, che è presa da un lato e dall'altro è più che positiva, infatti siete uno dei segni favoriti di questa settimana. Non il favorito per eccellenza, appunto per una questione legata alla Luna, ma sicuramente, amici della Vergine, siete in pole position nella fortuna, nella realizzazione, nell'evoluzione delle varie fattispecie che analizziamo qui in questi oroscopi. Quindi la coppia, quella che ha per sinastria degli aspetti energetici buoni, può sicuramente pensare alla costruzione del proprio futuro, perché questa settimana gli consentirà di mettere i pezzi del puzzle nella posizione giusta e capire come poi arrivare al proprio obiettivo. La coppia che invece non funziona, con transiti del genere, ha l'opportunità di prendere atto che qualcosa non va e lasciarsi più o meno serenamente. Dico più o meno serenamente perché questo Marte al trigono del vostro Sole può anche condurre molti di voi a vivere un tradimento, o comunque a venire a sapere qualcosa di poco carino del partner e dunque arrivare ad una chiusura. Questa è una delle tante ipotesi interpretative. Di default, la coppia che non funziona questa settimana ha un acuimento, un ingigantimento, un'espansione di quelli che sono dei problemi relazionali che da tempo si trascina. Ci deve essere però un evento scatenatore, può essere un semplice litigio in virtù di un accadimento avuto, può essere un semplice litigio che è un accumulatore di emozioni sterili o di disapprovazione tacita avuta in precedenza che si manifesta questa settimana. Quindi, insomma, le interpretazioni su come avviene un accadimento sono tante, ma su quello che è l'accadimento in sé, quello è destino e quello è quello, e quello rimane. Single, divertitevi, lo dico spesso, ma come questa settimana con uno stellium di pianeti nel quinto campo sarete portati a uscire, sarete portati a vivere la vita con più leggerezza, sarete anche meno intrisi di responsabilità e senso del dovere, perché molti hanno avuto quel clac, hanno trovato la chiave d'oro, hanno trovato il pensiero vincente per ottenere quello che dovevano ottenere o comunque per capire quello che dovevano capire. Quindi le opportunità per i single sono tante, anche di divertimento, sarà a discrezione vostra se accettare o meno un'eventuale proposta che potreste ricevere domenica, e sarà sempre responsabilità vostra poi capire se è bene gettarsi a capofitto in molteplici avventure o meno. Però il cielo di questa settimana fornisce con una previa apertura da parte vostra le possibilità di divertirsi anche sotto le coperte. Ottimo anche le uscite montane, ottimo anche il divertimento in compagnia, ottimo tutto quello che è socialità, sociabilità e emozionarsi insieme. Anche un semplice cinema con un amico può rendervi l'accensione di quei pianeti nel quinto campo favorevole ad un vostro alleggerimento o alla presa della vita in modo molto più semplice rispetto a quello che avete avuto in precedenza. Quindi il divertimento sarà poi anche strumento di ciò che avete elaborato in precedenza. Diamo ai nativi della Vergine un 9 e mezzo, congratulazioni. Bilancia. Allora, la bilancia ha una situazione ancora abbastanza complessa. Abbiamo Marte e Mercurio, da martedì Venere ingressa in Capricorno e genera una quadratura. Certamente ci sono delle situazioni che vanno sistemate. Chi dovrà sistemare delle situazioni nel lavoro, chi nella relazione di coppia, chi nella propria vita personale e decidere per dei goal personali o professionali o comunque istituire un ordine in tutto ciò che ad oggi è confusionario, questo è necessario con pianeti di tale levatura. Bisogna anche dire che capita spesso, soprattutto col concorso della Luna, che avrete
all'opposizione mercoledì e giovedì, che questi pianeti siano un forte stimolo per molti di voi, che quindi portino i nativi del segno a vivere delle vere e proprie evoluzioni, delle prese di coscienza attraverso un intervento attivo, un intervento diretto. Cioè chi ha, vi faccio un esempio spicciolo, chi ha un partner con cui da tempo non funziona, questi pianeti vi daranno l'opportunità di chiarire vis-à-vis a quattro occhi la vostra posizione e decidere il da farsi, o comunque cercare di dare un nuovo equilibrio alla coppia. Sono transiti forti perché tutte le bilancine, magari più giovani, che sono un po' confuse o comunque stanno crescendo, potrebbero sentire attiva questa energia confusa, ma non vi preoccupate perché, ripeto, è un passaggio che è risanatorio della vostra vita in più settori, ma anche delle vostre energie, delle vostre emozioni. Liberi professionisti hanno dal canto loro la possibilità di concludere collaborazioni ormai superate, invece i dipendenti hanno l'opportunità di chiarirsi nuovamente con chi di dovere. Il lavoratore autonomo che decide, sta decidendo di cambiare, questa settimana ha tutte le carte in tavola per poterlo fare, si muoverà di più, sarà più attivo anche sotto il profilo delle comunicazioni, degli spostamenti e si darà molto molto più da fare rispetto alle settimane precedenti, andando anche a vivere quelle che sono veri e propri incontri che da tempo ha ambito e che finalmente riesce a portare a sé. È una bilancia pronta al cambiamento, una bilancia anche pronta alla guerriglia, perché se all'interno dell'ambito lavorativo, mi riferisco sia ai liberi professionisti che ai dipendenti, ci fossero dei nemici, ecco che sarete pronti a confrontarvi senza mezzi termini, senza timore o senza quella diplomazia, quell'arte della diplomazia che sino ad oggi vi ha contraddistinto. Una buona settimana, soprattutto se prendete le energie che i pianeti vi forniscono e non vi fate schiacciare da queste energie. Questo è un momento in cui dovete reagire ad agenti esterni, quindi azioni e persone che in qualsivoglia maniera vi contrastano, voi dovrete essere all'altezza di questo contrasto e ribattere a degna misura e a degna nota. Per quanto riguarda i dipendenti, la situazione è pressoché simile, è una bilancia che non si scosta molto dalla descrizione fatta la settimana precedente, quindi anche qui i dipendenti vivranno lo stesso ambiente energetico, difficile o contrariato, contrastato, dovrete avere la cazzimma, come si suol dire, i pianeti ve la forniranno, ci sono confronti accesi, c'è anche desiderio di rivalsa su qualcosa o qualcuno e vi darete fortemente da fare affinché la vostra posizione e la vostra voce venga a essere sentita. O che ritardi o che contrasti anche magari degli ostacoli di piccola levatura che possono in qualche modo allontanarvi dall'ottenimento dei vostri traguardi, ma anche diciamo dei ritardi sul lavoro piuttosto che delle code automobilistiche che non vi fanno arrivare in tempo e quindi da qui si scatena una piccola diatriba all'interno del lavoro. Ecco, state molto attenti a questi ostacoli che la congiunzione Mercurio-Marte attivata mercoledì vi può condurre. È una settimana in cui la Luna vi favorisce subito all'ingresso della settimana, dunque lunedì, e meno nei giorni centrali. Un'apertura buona noi l'abbiamo con questa Luna leonina nel weekend tra venerdì e sabato. È molto positiva, ma comincerà già da giovedì intanto pomeriggio a darvi delle giuste dritte per alleggerire quelle tensioni avute all'inizio della settimana e poi il weekend, insomma, la Luna nel dodicesimo campo vi consentirà di coricarvi a letto o in casa per rilassarvi il più possibile. Quindi questa è veramente una settimana più che positiva ed è una settimana che consente a molti di voi di attenzione, perché molto più che positiva. La fine della settimana sarà più che positiva, come lo abbiamo detto e lo ribadiamo. L'inizio della settimana sarà un pochettino più pesantino perché i pianeti, ripeto, la quadratura, se non sono presi nel verso giusto, tendono a portare ancora più caos di quello che già normalmente state vivendo in questo momento. Non dimentichiamoci che i nativi della Bilancia hanno tutto questo Giove in Toro che porterà benissimo a partire da maggio ed è da lì che tutti quei progetti che questa settimana o nelle settimane precedenti o entranti che arriveranno state programmando o state progettando, è da lì che parte la costruzione reale e seria, perché la Bilancia è uno dei segni privilegiati dello zodiaco, ma a partire da maggio, momento in cui Giove ingresserà in Gemelli. Adesso questo Giove è nel vostro
nel vostro segno del toro, che è il vostro ottavo campo solare, che è il vostro campo delle finanze. Quindi anche qui massima attenzione, amici miei, per tutto ciò che è denaro. Se state per realizzare qualcosa di grande attraverso il denaro, sappiate che il progetto sarà veramente vincente. Quindi a livello di settimana abbiamo visto che si divide in due, ma anche a livello di anno. Quindi è una simmetria quella che abbraccia i nativi della Bilancia questa settimana e nell'anno. Una simmetria che comunque porterà come risultante buone nuove a tutti e la realizzazione di progetti professionali vincenti. Ma anche a livello personale, molti di voi saranno trionfanti nella seconda parte dell'anno perché Giove condurrà molti di voi a compiere delle scelte importanti anche nella coppia. E qui di coppia si parla. Seppur questa settimana, con l'avvento di Venere in Capricorno, la quadratura solare alla prima decade si farà sentire, in particolar modo nelle giornate anche di mercoledì e giovedì, in prima parte, è una settimana in cui le coppie dovranno trovare un equilibrio nuovo, dovranno chiarire delle situazioni nuove, dovranno sistemare ciò che deve essere sistemato e che magari per qualche ragione ancora non è stato affrontato. Un tema che deve essere dibattuto relativo al passato, anche una semplice decisione che può essere portata all'interno dell'ambito familiare di più o meno levatura. È una settimana anche per la coppia di riequilibri, di confronti, meglio anche per la coppia la seconda parte della settimana, cioè da giovedì in poi, perché giovedì, venerdì, sabato e domenica saranno scoppiettanti sotto le coperte, ci sarà tanto desiderio di vivere l'intimità, si desidera stare insieme e questa luna benedice i nativi del segno, garantendo poi anche quella che è così, un equilibrio interiore e una sensazione di benessere che sicuramente genereranno un ambiente domestico e un ambiente di coppia che favorirà anche il partner. I single hanno Marte alla quadratura, quindi è bene che sfoghino questo Marte il più possibile. Potranno sfogarlo con la carnalità o con un acuimento delle forme, degli strumenti sportivi, dello sport, di tutto ciò che lo sport con i suoi strumenti offre per alleggerire le pesantezze e il senso di dovere e responsabilità che molti di voi sentono sulle proprie spalle e che sentiranno ancora di più all'inizio della settimana. Single che hanno già una direzione verso la carnalità, quindi una spinta naturale al sesso, potranno trovare l'appoggio dei pianeti e vivere la carnalità in modo sereno, in modo più che positivo. Diamo alla Bilancia un bel 8. Segno dello Scorpione. Amici dello Scorpione, questa è una settimana ad hoc, molto buona perché tanti pianeti fungono da distensori energetici, andando così ad alleviare o ad emancipare alcuni stati emotivi e pratici che vivete. Detto in parole povere, in base alla vostra situazione, questi pianeti andranno a generare un ambiente energetico propulsivo. Se voi avete una situazione lavorativa difficile, questi pianeti ingigantiranno quelle difficoltà. Se invece state vivendo un ambiente personale, familiare, tranquillo e rilassato, avvertirete ancora di più queste energie. Dunque, in qualsivoglia modo viviate la vostra vita, questa è una settimana molto evolutiva e i pianeti sono attivi al vostro servizio perché comprendiate qualche cosa. Mi riferisco soprattutto a quegli scorpioni che sono in bilico tra restare dove stanno o cambiare nel lavoro e nella coppia. È una settimana sicuramente forte, energeticamente parlando, per la presenza di Marte e Mercurio al sestile del Sole in Capricorno. Venere ingressa da martedì nel segno e garantisce ancora un riequilibrio, un riassetto di tutte quelle che sono energie squilibrate o difficili. La vostra trasparenza e lucidità mentale viene acuita dalla Luna all'inizio della settimana, ma anche nelle giornate finali di questa settimana, con una Luna che, seppur in quadratura, va ad ingigantire per quinconce i pianeti in Capricorno, generando un'ulteriore presa di coscienza di ciò che non va, e inoltre Giove persevera imperterrito il proprio moto in toro, andando a creare quella distensione di cui abbiamo parlato poc'anzi, con cui abbiamo aperto il video.
Quindi, letti in una maniera o nell'altra, questa è una settimana in cui tanti apriranno gli occhi, tanti capiranno che così non può più andare ed è giusto voltare pagina. È una settimana d'oro, soprattutto per i liberi professionisti che hanno la reale opportunità di stringere collaborazioni nuove. Molti di voi sono stanchi del lavoro che stanno svolgendo, già hanno portato nuovi curriculum in aziende. E già si sono mossi per ottenere quel cambiamento che desiderano. La seconda parte della settimana è positiva in fatto di comunicazioni. Giunge a voi una comunicazione, un contatto, una chiamata per un eventuale colloquio se vi siete mossi in precedenza. Se non vi siete ancora mossi in questa direzione, i liberi professionisti potranno farlo perché possono aprirsi a nuove collaborazioni vincenti, perché i pianeti è questo quello che vogliono. Molti di voi con l'avvento di Giove dal Toro attivo già da gennaio, fine dicembre, gennaio, hanno già cambiato lavoro o comunque hanno già capito che così non può più andar bene e si sono mossi per ottenere il cambiamento ad oggi pensato. Avranno quello che desiderano tutti gli scorpioni attivi, tutti coloro che sono alla ricerca di novità, perché per spinta interiore, per spinta dei pianeti, tutti voi desiderate qualcosa di nuovo. I più attivi l'avranno già a breve con l'avvento di Marte, che adesso transita ancora in Capricorno e genera delle aperture meravigliose nel lavoro. Altri l'avranno un pochettino più avanti, ma finché Giove transita l'opposizione, dunque fino aprile-maggio, sappiate che il cambiamento per molti di voi è attivo. È in fase di elaborazione e in qualche maniera riuscirete a ottenere quello che volete più o meno nei tempi, in tempi brevi, medio-brevi. Libero professionista che ha avuto delle diatribe finite anche davanti al giudice, può ben pensare in risoluzioni proprio questa settimana con l'avvento del pianeta Venere, della fortuna in Capricorno a sestile del Sole, quindi dare così, alleggerire così la mente verso tutto ciò che insomma è abbastanza pesante da portare con sé, cause giuridiche incluse, no? Perché al di là che sia nel torto o nella ragione, una causa giuridica, soprattutto lo scorpione poi che ha un senso. Che ha un senso forte della responsabilità e del dovere, è sicuramente un peso che verrà alleggerito e verrà concluso nel corso di questa settimana e anche della prossima settimana. Venere è a vostro favore anche in fatto di denaro, dunque se dei soldi non sono ancora arrivati, se ci sono stati arretrati che non sono ancora pervenuti all'ovile, ecco questa settimana potrete muovervi per ottenere quello che desiderate. Una bella settimana anche per la stretta di contratti nuovi, se lavorate nel commercio, firme contrattuali che portano denaro, davvero una buonissima settimana. Anche dal punto di vista delle rivalse o delle prese di potere o del portare avanti le proprie idee, questa è una settimana ottima perché lo farete con intelligenza, con forza d'animo e con grande lungimiranza, cioè le vostre risposte non saranno alla ricerca di competizioni e sfide come è nella vostra natura, ma sarà nella ricerca di un punto in comune necessario ad un passo in avanti che sentite di dover compiere anche verso magari quella persona che non vi è stata molto, molto simpatica. Quindi c'è un'evoluzione spirituale e emotiva che avete portato avanti, che avete compreso anche in virtù di mesi difficili che avete passato o che alcuni stanno ancora passando, ma si stanno via via sciogliendo queste energie così cristallizzate che vi hanno fino ad oggi bloccato. Devo dire che questo è uno zodiaco comunque positivo, quindi anche se nella vostra mente magari siete rimasti bloccati a parte del vostro passato, a situazioni lavorative complesse, sappiate che questi pianeti sono veramente positivi per voi e vi portano dei passi in avanti. Se non è questa settimana, sarà la prossima, ma il gioco si compie a breve. Per quanto riguarda il dipendente, io consiglio il cambiamento e molti di voi, ovviamente, tutti quei dipendenti che stanno male all'interno del posto di lavoro che praticano quotidianamente, perché questi pianeti danno la reale opportunità di un nuovo inizio con altresì sviluppi positivi. Quindi io coglierei al volo, soprattutto per quei dipendenti insoddisfatti, la possibilità di entrare in un nuovo posto di lavoro. Se già vi siete mossi in tal senso, una comunicazione non tarderà a arrivare. Tra questa settimana e le settimane prossime, quindi cercate proprio di cogliere al volo questa opportunità. Giove, all'opposizione del Sole, ci racconta della necessità di un nuovo inizio.
Anche la Venere è positiva, quindi i contratti, le opportunità nuove giungono per chi ancora non avesse cercato. Questa è una settimana giusta. Vi muovete in fretta per coloro che non hanno cercato e otterrete altresì in fretta una buonissima settimana. Per quanto riguarda i dipendenti invece che stanno bene all'interno del posto di lavoro, Marte è nel secondo campo, quindi rimane comunque in una posizione abbastanza complessa. Per chi avesse ovviamente un ascendente solare basso, questo Marte ingressa nel terzo campo, quindi anche qui ci racconta di evoluzioni nell'ambito giuridico e nell'ambito burocratico, ma è un Marte che può portare il dipendente, anche quello che sta meglio all'interno di un contesto aziendale, a vivere delle situazioni difficili che possono essere, possono portare avanti la comprensione del fatto che forse lì non siete proprio azzeccati, o meglio, il vostro talento, la vostra energia, i vostri doni spirituali lì non sono visti come in realtà andrebbero visti. E anche questo evento che può capitare tra questa e la prossima settimana in concorso all'opposizione della Luna con Marte in attivo, quindi nelle giornate centrali della settimana, può sicuramente farvi capire che il cambiamento non è consigliato ma è necessario, quindi non è solo consigliato ma è necessario. Fino a maggio, amici, avete tempo, quindi sfruttate il transito di Giove che è molto positivo. Parliamo delle coppie. Allora, questa è una settimana che la coppia va in alto e è una coppia che se è storicamente importante, insomma, se è da tanto tempo insieme, può veramente avere delle belle evoluzioni zodiacali, perché Giove è in una posizione opposta al Sole e indica, può anche indicare scelte importanti, soprattutto se per sinastria la coppia è funzionale ad una crescita. Un momento bello perché anche Marte, Mercurio e Venere sostengono il Sole e generano un trigono simbolico, in questo caso non attivo, con Giove in Toro, quindi è un trigono simbolico, ma sicuramente il sestile che nasce anche con l'ingresso di Venere poi in Capricorno e che è sostenuto da Mercurio e da Marte è molto positivo. Non dimentichiamoci che il Sole entra in una posizione di quadratura, quindi magari c'è minore energia, c'è minor voglia di viversi intensamente, ma come palliativo energetico abbiamo questo Marte e questo Mercurio che possono dare dei forti slanci di erotismo. Potreste avere degli slanci erotici e poi per 3-4 giorni essere completamente asettici sotto il profilo carnale. Ma la coppia in generale, per sinastria valida, è una coppia che con pianeti del genere può crescere e portare ad un livello superiore il legame attraverso un matrimonio, una convivenza, qualcosa di significativo. Poi Giove da maggio ingresserà in Gemelli, ne riparleremo perché si genererà un quinquance, è un quinquance diurno molto interessante peraltro ed è un quinquance che può garantire una nascita anche in quelle coppie che cercano un figlio, però ne parleremo bene nella seconda parte dell'anno. Per quanto riguarda la posizione di Venere all'ingresso, Capricornino favorisce, come abbiamo detto, gli slanci della carnalità. Favorisce la presa di posizione della coppia, quindi se la coppia funziona come diciamo la macrocategoria che stiamo analizzando ora, è una coppia che può decidere anche progettare quantomeno su carta un avvenimento importante. Poi da coppia a coppia l'avvenimento può riguardare un matrimonio, può riguardare un figlio, come abbiamo appena detto, può riguardare un viaggio, insomma, ci sono tante casistiche e tanti esempi che possono essere poi riferibili all'ingresso di Venere, ma soprattutto al supporto di Giove all'opposizione. Diverso è, e devo dire anche più interessante per chi legge tecnicamente i pianeti, l'opposizione di Giove al Sole e l'avvento di Venere in sestile al Sole in concorso a Mercurio e Marte, perché qui diciamo la lettura è abbastanza semplicistica, standard, ma certamente valida, perché ci racconta di una disunione del rapporto di coppia, ci racconta del fatto che se la coppia non funziona, lo Scorpione non perde più tempo. Lo Scorpione vive un momento di grande evoluzione interiore, si sta interrogando su cosa fare del proprio futuro, come viverlo, sta cercando di voltare pagina, ma deve trovare degli obiettivi nuovi. E un obiettivo è quello di togliere di mezzo, simbolicamente, è chiaro, il partner, se col partner non c'è più nessun tipo di coinvolgimento emotivo. Bello perché l'avvento di Venere
Porta anche la possibilità di parlarne in modo chiaro, senza particolari esaurimenti nervosi, momenti di aggressività verbale, come lo scorpione a tratti, non tutti, ma lo scorpione, in particolar modo lo scorpione uomo, è proteso a fare, perché lo scorpione è un segno femminile, quindi ben si sposa su una donna, meno sull'uomo. Ma detto ciò, è uno scorpione, comunque donna o uomo che sia, in una fase evolutiva, cioè c'è il desiderio di cambiare, si sta meditando su in che modo, su quale cambiamento mettere in atto e su che cosa fare del proprio futuro. Venere aiuta, è come se lo scorpione prendesse atto che quella roba lì non funziona più, quindi adotta anche delle strategie, essendo un segno molto mercuriale, per voltare pagina. Giove aiuta tanto in questo, quindi è bellissimo poter pensare che lo scorpione abbia questo aiuto di Giove, che tecnicamente è all'opposizione, quindi potrebbe anche far pensare ad un accadimento non favorevole, non percepito positivamente dallo scorpione, ma in realtà in condizioni in cui la coppia non funziona più, o anche in questo caso il lavoro non funziona più, questi sono transiti veramente che aiutano il cambiamento, quindi ben venga assolutamente. Diamo ai nativi dello scorpione, ah, pardon, i single, pardon, certo, per quanto riguarda i single, perché se no me ne dimentico come la settimana precedente, per quanto riguarda i single, la situazione è abbastanza invariata rispetto alla settimana precedente. Abbiamo questa presenza di Marte, Venere, Mercurio, lo ribadiamo ancora in sestile, che il gioco dello scorpione questa settimana è tutto lì, cioè in quell'energia lì c'è gli avvenimenti lavorativi e professionali. È tutto lì, poi c'è anche una bellissima corda tesa da Giove, quindi il gioco anche per i single è da aggiustarsi nel segno del Capricorno, sta secondo il terzo campo solare. Comunque anche per i single una settimana non negativa, perché se vogliono le possibilità di intese e relazioni carnali non mancheranno. La presenza di Marte e Mercurio è un toccasana, specie per chi davvero il sesso lo pratichi in modo molto attivo. Lo scorpione è un segno sessuale, è segno di Plutone, ma senza essere così elementari, un segno sessuale, è il segno legato all'asse della materia con polarità negativa. L'asse della materia è l'asse Toro-Scorpione, in cui il Toro è la polarità positiva e lo Scorpione è la polarità negativa. Perché lo Scorpione è la polarità negativa? Perché a differenza del Toro, che è governato dalla Venere, quindi la virtù del Toro, che è connesso al pianeta Venere, che riguarda la bellezza, l'armonia, l'edonismo, ribaltata può essere pigrizia, può essere inerzia, può essere status di assolutamente asetticità. Lo scorpione ha una polarità prevalentemente negativa perché lo scorpione può distruggere quelle proprie energie essendo governato da Plutone. Plutone indica lo sconquassamento, perdonatemi il termine, è abbastanza così anche licenzioso volendo dire, ma è proprio il pianeta che distrugge completamente la tempesta. Plutone, la simbologia di Plutone. Non dimentichiamoci appunto che Plutone fu il pianeta che fu diciamo nella mitologia ellena, il rappresentante di Plutone è il dio dell'inferno, cioè, quindi c'è già un'attinenza energetica alla polarità negativa di cui parliamo, cioè Ade, Plutone, fu poi mandato da Giove, dal fratello Giove, a governare l'inferno, perché era talmente potente Plutone che Giove disse: senti, vai dall'altra parte della terra, vai negli inferi, così insomma no, non mi depauperi del potere. Ma questa insomma è la mitologia. Ma Plutone rappresenta il segno dello scorpione. Scorpione è la polarità negativa perché se vuole lo scorpione distrugge. E questa settimana lo scorpione non distrugge. Questa settimana lo scorpione quindi viene meno la sua natura, la sua virtù di distruzione. Badate bene che dico virtù, non dico vizio, cioè non sto parlando in aspetto negativo. Quindi per lo scorpione il distruggere, ricostruire è la sua forza. Infatti lo scorpione non ama le vie di mezzo, lo scorpione taglia di netto. O è bianco o è nero, proprio per questa ragione. Ma detto ciò, questa settimana i single possono realmente con la propria energia andare un po' a equilibrare, a smussare questo loro taglio netto, destra, sinistra, bianco e nero, e cercare un appoggio, un compiacimento anche con personaggi che insomma, non è che siano molto simpatici. Quindi c'è un punto in comune che viene steso e viene tirato dallo scorpione verso tutte quelle persone
che magari non stanno simpaticissimi, ma altro significato è anche legato alla carnalità, perché Scorpione single col connubio Marte e Mercurio può andare anche a recuperare persone del passato con cui ha rotto bruscamente per andare a ricongiungere rapporti e può anche ricongiungerli, perché i pianeti parlano di parlano di positività nelle azioni scorpioniche di recupero. Diamo lo Scorpione un 10. Sagittario, benissimo. Sagittario questa settimana non ha una posizione alta, lo diciamo sempre, anche i miei colleghi credo che lo dicano, però non saprei, non mi interessa. Io vedo che Sagittario con i pianeti che ha non ha dei buoni pianeti, è inutile girarsela, questa, cioè inutile raccontarsela. È vero che molti Sagittari, molti Pesci che hanno questa quadratura, quindi queste coppie Sagittario-Pesci, Sagittario-Venere, Vergine, con l'avvento di Giove nella seconda parte dell'anno possono anche pensare ad un matrimonio, ma non partono bene, perché la quadratura tra il luminare e soprattutto il sole non conduce, diciamo, ad un rapporto felice e sano. C'è sempre una delle due parti che deve venire meno all'altro, al carattere forte dell'altro, agli atteggiamenti dell'altro, comportamenti dell'altro, comunque la forza comportamentale dell'altro che esercita anche sul padre. Quindi uno dei due è sicuramente passivo remissivo in una quadratura e non rende la quadratura un legame felice. Quindi questo ab origine. Poi ci sono tantissimi altri aspetti sinastrici che devono essere analizzati. Partiamo dal fatto che Sagittario avrà un fatto importante nella seconda parte del 2024, e questo è poco ma sicuro. Partiamo anche dal fatto che questa settimana non ci sono poi transiti così negativi che vanno a corrodere il Sole. Abbiamo la presenza in semisestile di Venere, Mercurio, Marte, che nel secondo campo solare ci raccontano ancora di denaro, quindi spese che sopraggiungono, situazioni difficili legate alla legge, situazioni difficili col partner possono sicuramente in questo caso emergere. È vero che la Venere ingressa in concorso da Marte e Mercurio, quindi c'è una forma di si passa da stati di preoccupazione e nervosismo a stati di relax e pace, quindi è come se un po' dentro di voi vi autoconsigliaste di stare sereni, che tutto andrà a posto. C'è una forma di psicologia positiva che potreste adottare voi stessi o qualcuno vicino a voi. È una settimana in cui se voi siete intelligenti, svegli, acuti, capite che tante situazioni che state trascinando non possono più andare avanti. Qui la presenza di Venere al secondo campo rende molto più consapevoli, molto più attenti, molto più svegli tutti voi Sagittari, non che non lo siate già, perché molti Sagittari lo sono molto acuti, molto attenti, molto veloci, molto furbi, molto svegli, molto scaltri, ed è ottimo questa vostra caratteristica legata a Giove, che è poi il pianeta anche dell'amplificazione del piano materiale, mentale e spirituale. Ma Sagittario questa settimana non possiamo far sì che ricopra una posizione importante perché non abbiamo pianeti importanti, un po' come se tutto rimanesse abbastanza nel calderone, non è che si muovesse poi chissà che cosa. State progettando, molti stanno progettando il futuro, molti stanno cercando di capire cosa fare, molti vogliono cambiare lavoro, molti stanno progettando una vita lontano dall'ordinario e dalla routine. Questa è una settimana buona per quanto riguarda il libero professionista che ha la possibilità di intessere le proprie fila verso situazioni lavorative nuove, perché non mancheranno le opportunità, soprattutto non mancherà la voglia di fare, la determinazione non mancherà e sarete sempre sul pezzo. Quindi il fatto che siate svegli, al di là dei pianeti che non incentivano delle evoluzioni pratiche vere e proprie, non mancherà. Mi piace il settore denaro perché qualora il libero professionista, ma questo anche il privato, decidesse di chiedere un finanziamento, questa è la settimana più giusta per poterlo ottenere. È anche una settimana bella per il dipendente, può prendere atto il dipendente che qualcosa all'interno dell'azienda non funziona più, non va bene più o è stanco di lavorare nelle stesse modalità e desidera il cambiamento. Perché ecco, si tratta anche di questo, cioè molti Sagittari sono stanchi, sono stufi della situazione che stanno vivendo e desiderano il cambiamento. Sanno che non c'è tempo più per sognare, prendono in mano la propria verità, la propria realtà e la concretizzano e la mettono in atto. Quindi questo è molto positivo per il Sagittario questa settimana. Particolare attenzione sarà da riporsi nelle giornate di martedì e mercoledì con una luna che non auspica ad un granché di umore. Meglio il lunedì con questa luna molto bella al trigono del sole che può anche portare insomma un inizio settimana scoppiettante con notizie relative al fronte denaro vincenti. Non dimentichiamoci che la seconda parte dell'anno sarà una seconda parte che porterà un evento importante per tutti voi, chi nel lavoro, chi in amore. Per quanto riguarda il dipendente, non dimentichiamoci che i pianeti così impostati in questa maniera a semisestile, è vero che non danno
delle evoluzioni pratiche, ma possono portare dei piccoli cambiamenti o delle piccole intuizioni, come dei pezzi del puzzle, no? Che piano piano si compongono e danno una chiarezza. Quindi, il dipendente che magari non avesse chiaro una situazione all'interno del lavoro, piano piano riuscirà a chiarirla e a dare schiariture ad un pensiero nebuloso circa una persona o una situazione all'interno dell'ambito del lavoro. Questo è bene da dirsi perché è un significato secondario, ma sempre condotto da quella che è la presenza di Venere nel secondo campo. Attenzione alle perdite di pazienza, Marte e Mercurio insieme all'opposizione della Luna tra mercoledì e giovedì possono essere, insomma, toccasana per eventuali litigi, contrasti o risposte malsane che potreste voi dare ad altri o ad altri a voi. L'amore, allora. L'amore, non possiamo parlare di un amore idilliaco, ok? Perché ovviamente mi riferisco ai single, pardon. Perché se siete single, questi pianeti forse vi fanno incaponire su qualcuno del vostro passato, forse ancora siete così siete col pensiero alla ricerca del perché qualcosa sia accaduto, perché quella persona non abbia risposto come volevate voi a quella data situazione con quel dato comportamento, in quel dato modo. Quindi molti stanno ancora cercando delle risposte circa il passato affettivo. La settimana si apre molto bene perché la Luna è al trigono, quindi sarete forti e riuscirete a combattere questi pensieri particolarmente così antipatici. La seconda parte della settimana sarà molto più rilassata e rilassante, quindi vi invito a vivere la mondanità a partire da giovedì sera, venerdì, sabato e domenica, quando anche la Luna poi tocca il segno del Leone e genera un trigono meraviglioso che vi porta a uscire di più, a spostarvi di più, vi porta anche ad alcuni di voi a ricevere una notizia positiva che è apripista di un cambiamento importante che avrete o di qualcosa che via via si sta aprendo verso il nuovo. Quindi i pianeti sono comunque, anche se sono fermi, vi portano buone nuove. La coppia che scoppia questa settimana ha ancora delle diatribe per la congiunzione ferrea Marte-Mercurio che si avvicina sempre di più e con l'attivazione della Luna, questo anche nelle giornate centrali di martedì e mercoledì. Particolare attenzione va posta nelle giornate di giovedì e venerdì, ma il bello vostro è che comunque siete un segno che dimenticate subito, cioè non siete un segno particolarmente che se le segna il dito, ecco, siete un segno abbastanza portato al perdono, portato alla comprensione dell'altro. Se tenete il muso lo tenete per un certo periodo di tempo, ma poi insomma l'orgoglio passa e andate oltre. Quindi la bellezza del vostro segno è questo Giove che vi governa. Qualche litigio ci può essere, ma è superabilissimo. La coppia però che scoppia deve realmente capire che questo legame va sistemato in un modo completamente diverso. Se non lo capite da voi stessi singolarmente, lo capirete col transito di Giove, l'opposizione del Sole a partire da maggio per tutto l'anno. Quindi anche qui c'è un recap che deve essere fatto da voi stessi, per voi stessi, circa la coppia, soprattutto se non funziona. Questo è verificabile per sinastria. Diamo a Sagittario un 6,5. Capricorno, segno meraviglioso. Questa settimana vede l'ingresso della Venere nel segno, una Venere meravigliosa. Perché è sorretta da Giove, questo è un periodo bello dove tante problematiche passate trovano una risoluzione, c'è lo sblocco di qualche problema del passato con la legge, legale, professionale, di qualsivoglia natura. Molti hanno quella situazione che si è manifestata che abbia portato ad una vera e propria evoluzione. Chi può anche aver avuto, per esempio, un semplice passo in avanti ottenendo la patente o riavendo un'autovettura, chi uscendo da un processo giuridico anche importante, chi avendo trovato un nuovo incarico lavorativo o dopo un periodo di convalescenza ha ripreso il lavoro ed è più dinamico di prima. Si parla di riavvii per il Capricorno, riavvii vincenti che hanno condotto la settimana precedente e ancora di più questa settimana. Il Capricorno ad una vera e propria evoluzione. Un Capricorno che ha delle energie molto alte, anche pronto a combattere chi gli sta di fronte, chi lo ostacola, chi vuole competere, anche pronto a dimostrare il proprio valore, le proprie competenze. È una settimana ottima per gli studenti, gli esami, se devono essere sostenuti, andranno molto bene. Avrete la grinta, la voracità di raggiungere gli obiettivi del vostro calendario, della vostra agenda personale. È una settimana in cui non vi manca la cazzina. Ma siete belli tosti. Stessa cosa riguarda il single che ha voglia di conoscere persone nuove perché solo non ci sta più bene. Tutti questi pianeti sono in una posizione meravigliosa.
Saturno in pesce al sestile del sole, soprattutto tra la prima e la seconda decade, garantisce la continuità di coppia e la costruzione della coppia, garantisce l'evoluzione della coppia solida attraverso figli, attraverso scelte importanti che vanno ancora di più a ingigantire il legame, a incollare il legame. Urano che prosegue con Giove in Toro al trigono del sole tra la prima e la seconda decade, garantendo un exploit attraverso vittorie, successi personali, professionali. Marte, Mercurio, Venere dentro il vostro segno sono garanzie di forza d'animo, intelletto, intelligenza, strategia, furbizia anche che viene acuita, movimento, spostamenti, comunicazioni nuove che voi avete verso altri, che altri hanno verso di voi. Tutto questo quadro vi rende uno dei segni favoriti di questa settimana, quindi è veramente un quadro meraviglioso per voi anche poi con l'ingresso di Venere in Capricorno. Macro categorie. Allora, liberi professionisti. Liberi professionisti, come abbiamo appena detto, hanno la possibilità di incentivare il denaro attraverso nuovi contratti, la possibilità di prestiti, la possibilità di essere inseriti in nuove aziende con cui collaborare, la possibilità di vendere di più qualora siate liberi professionisti operanti nel commercio, o magari abbiate un'azienda vostra, un piccolo negozio vostro. Questa è una settimana in cui gli affari non mancheranno. Siete forti, particolarmente nervosi, se qualcuno vi dà una rispostina tenderete a rispondere, siete attivi, dinamici, non vi fermate di fronte a nulla, sentite il fuoco dentro. Questa è una settimana forte in cui non mancherà l'azione e la forza d'animo. I dipendenti devono stare attenti perché se il contesto energetico lavorativo è difficile, vengono a essere acuite le tensioni e avrete particolare forza nel controbattere, dei litigi, dei diverbi possono sorgere. Avrete la meglio perché Venere vi favorisce insieme a Giove, quindi comunque uscirete vincenti in qualche modo per argomentazione, per vostro savoir-faire, perché troverete qualcuno che vi appoggia. Il come si diversifica da soggetto a soggetto, ma le energie sono queste. Quindi è più che positivo. Ecco, attenzione se fate degli sport da combattimento, karate, judo piuttosto che box, perché insomma la congiunzione Marte-Mercurio può anche indicare delle ferite attraverso non solo degli spostamenti, ma anche attraverso proprio la lotta libera. Quindi massima attenzione, amici miei, cioè, niente di grave, tutto risolvibile, ma mi raccomando, ecco, cercate di prestare maggiore attenzione, soprattutto nelle giornate in cui la Luna si oppone a questi pianeti un pochettino forti e le abbiamo nelle giornate centrali della settimana. Il dipendente invece che è soddisfatto va avanti perché la possibilità di crescere c'è, è presente già entro maggio con Giove poi in Toro, da grazie ai vostri doni, ai vostri talenti. È una settimana bella, specie se avete chiesto un aumento, avete chiesto un aumento anche di ruolo, di identità professionale, di status professionale, perché vi viene dato, e vi viene dato se non questa settimana, nelle prossime settimane, ma c'è, perché c'è, è segnato per voi un ingigantimento, un aumento non solo della vostra posizione ma anche del lavoro, e quindi sarete celebrati da chi detiene potere. Coppia, la coppia come abbiamo detto, governata da Saturno, c'è la costruzione, la continuità, la costruzione, il desiderio di crescere a due, scelte importanti di coppia, un cambiamento di città, di casa, la nascita di un bebè, qualcosa che intensifica il legame, un matrimonio, una convivenza anche per i più giovani, davvero cose molto positive sono in arrivo, situazioni belle sono per voi in arrivo. Single, se ancora non avete trovato una persona, questa è una settimana congeniale al vostro sviluppo emotivo attraverso incontri importanti o amicizie che possono aprirvi al desiderio di rimettervi in gioco, perché molti arrivano da anni in cui le difficoltà nel rimettersi in gioco si sono sentite, si sono avvertite, ma dovrete nel corso di questa settimana, e lo sentirete perché lo farete, riaprirvi alle novità, nuove uscite mondane con nuovi amici in posti nuovi, nuove opportunità di espandere le conoscenze ed essere realmente soddisfatti. Questa è una settimana meravigliosa a cui destino un bel 10. Congratulazioni. Acquario, nativi dell'acquario. Allora, l'acquario è sicuramente un segno, vabbè, segno di aria, ultimo segno di aria, segno governato da Mercurio, quindi la mente, segno il cui pianeta cardine è Urano, e Saturno come cosignificanza, come copianeta significante astrologico. C'è l'acquario più avant-garde, c'è l'acquario più capricornino, simmetrico, no? Più preciso, più dettagliato, più ecco, portato a seguire i propri goal personali in maniera quasi esasperante. Mi riferisco
riferisco magari a tanti acquari sportivi che hanno quella fissa lì del dover mangiare in quel modo, di dover allenarsi in quel modo, e qui sono ovviamente orientati al Saturno come maestro del segno, perché sono più vicini a quelle che sono le energie capricornine. Poi ovviamente bisogna verificare lo zodiaco e vedere eventuali stellium di pianeti in segni di terra. Però detto ciò, ci sono due tipologie di acquario. Noi oggi cerchiamo di analizzare tutte e due senza, insomma, esagerare come approfondimento dell'analisi, perché sono oroscopi generali. Poi, se volete un'analisi precisa, 392-6462-555, mi chiamate, prendete un appuntamento per la lettura del vostro zodiaco. Allora, partiamo col fatto che l'acquario, così come tutti i segni fissi, finché Urano non se ne va fuori dalle balle, rimane bloccato in tutte le situazioni della sua vita che sente l'acquario stesso, di cui sente essere prigioniero. Uno sblocco vero e proprio c'è alla fine del 2025, nei primi del 2026, quando anche Saturno ingresserà in Ariete generando un sestile, quando Urano entrerà in Gemelli generando un trigono. Quindi lì c'è un bellissimo sblocco. Adesso l'acquario sente fortemente delle insoddisfazioni legate a Plutone, che via via si addentra nel segno, colpisce, lavora sulle prime decadi, sui primi gradi dell'acquario. Quindi parliamo di tutti coloro che sono nati nell'ultima settimana di gennaio, negli ultimi 10 giorni di gennaio, e lì questo Plutone già comincia ad agire. Però è un'azione malsana questa, perché è lì l'acquario dice: devo cambiare questo, devo cambiare quello, ma diamine, non ci sono pianeti che lo supportino realmente al cambiamento che desidera. Quindi nasce un po' di frustrazione. Quindi l'acquario saturnino, che sente fortemente Plutone sui propri gradi, della prima dei primi decani, dei primi 10 gradi, dice: adesso come faccio a uscire da questa situazione? Io devo cambiare qualcosa, ma cosa cambio? Come lo cambio? Perché ho quel blocco lì, ho quella persona lì, ho quel lavoro lì, ho quel mutuo lì. Quindi vede dietro la necessità del cambiamento portato da Plutone l'impossibilità di realizzarlo. Perché? Perché Saturno e Urano non sono ancora in posizione. E quindi è chiaro che c'è questa idea, ma non c'è la possibilità pratica di realizzarla. Nasce la frustrazione. Frustrazione che sarà poi acuita, lo vedremo nei mesi successivi, dalla presenza di Marte e di Mercurio. Quindi attenzione, amici dell'acquario, quando captate dentro di voi delle onde di tale levatura di frustrazione, fate un passo indietro e dite a voi stessi: in questo momento è Plutone, tutto cambierà. Perché il cambiamento, vi assicuro che ci sarà, e non c'è bisogno che ve lo dica io, perché con pianeti del genere ve ne accorgerete come. Cioè, non sarete più le persone che siete adesso. Cioè, tutto il vostro mondo lavorativo, affettivo, anche territoriale, sarà completamente stravolto. Non sarete più le persone che oggi riconoscete essere, perché Plutone, insieme a Urano, agiscono in una maniera straordinaria. Saturno invece aiuterà a indirizzare il tiro su quello che è più congeniale secondo i vostri doni, ma è un altro tipo di direzione di energia. Intanto, però, Plutone e Urano, amici miei, vi preparate ad un cambiamento epocale. Questa settimana non è una settimana straordinaria, e io comunque vi ho messo ad una buona posizione nella classifica, perché di fatto non è che avete pianeti come Saturno che vi impediscono. Saturno insieme a sestile nel secondo campo vi invita a spendere meno, a gestire meglio le finanze. C'è tutto uno stellium di pianeti che avete: Venere, Mercurio, Marte, tutti nel dodicesimo campo. Non è uno stellium perché non sono quattro pianeti, ma un bel agglomerato energetico di pianeti che avete nel dodicesimo campo. E quindi, insomma, non è proprio una settimana anche per voi idilliaca, è una settimana in cui state probabilmente rigirando il mestolo nella pentola dei vostri progetti, ma non c'è ancora quell'evoluzione bella, quel desiderio bello che si realizza, quella situazione bella. Siete ancora un po' così in bilico. Tuttavia, non lamentatevi, insomma, è meglio avere un momentino in cui siete seduti sugli allori e sui cuscini della vita, pensare, a meditare al vostro futuro, un po' come l'acquario filosofo fa. Tendenzialmente l'acquario è un filosofo nato, ma di fatto è un momento in cui magari vedetelo come un momento in cui dovete trovare il lato positivo. Voi siete un po' fermi, seduti, ma insomma il cambiamento sta arrivando. Vedetelo come un pit stop per poi riprendere la pista del go-kart della vostra vita, insomma. Per quanto riguarda liberi professionisti, prima macro categoria che analizziamo,
Il lavoro subisce un momentaneo calo perché la Venere esce dalla posizione di sestile e ingressa in un semisestile, quindi c'è un riequilibrio del fronte lavoro, niente di cui lamentarsi perché comunque a breve Marte ingresserà nel vostro Sole e lì vedrete che ci sarà un exploit lavorativo incredibile. È una settimana bella perché tanti di voi dovranno riadattarsi a situazioni lavorative nuove e lo faranno con grande serenità, quasi desiderate proprio voi stessi cambiare anche in piccolo alcuni aspetti della vostra vita e qualsiasi novità arriva a voi la vivrete in modo positivo, la godrete bene, insomma, ve la godrete bene. C'è qualcuno che vi fa una richiesta particolare nel lavoro e sarete poi voi a decidere se accettare o meno, ma arriva una proposta che potrebbe in qualche maniera aprirvi a un cambiamento nel vostro modo di lavorare. Bella anche la possibilità per i liberi professionisti di lavorare sotto banco, cioè progettare situazioni lavorative, professionali nuove, contatti nuovi, collaborazioni nuove, attuabili poi da maggio in poi col trigono di Giove al Sole, ma rimane tutto come progetto su carta, progetto occulto, progetto nascosto che vedrà la luce più avanti. A partire anche già dal mese prossimo, delle buone opportunità di collaborazioni possono sorgere, ma l'exploit voi lo avrete da maggio in poi. Per quanto invece riguarda il dipendente, pianeti del genere possono portare un sacco di frustrazione, cioè se voi non parlate chiaro in modo diplomatico e intelligente e vi tenete tutto dentro, questi pianeti qua fagocitano dentro di voi in uno stato di rabbia e di frustrazione di cui parlavamo poc'anzi. Il dipendente non cambi lavoro, questo non è il momento di cambiare lavoro, questo è il momento magari di cercare. La pianificazione e il progetto garantiscono la serenità di questa settimana. Attenzione particolare va posta nelle giornate centrali della settimana, martedì, mercoledì, con la luna in toro, che è una luna che quadra il sole, quindi porta un po' di defiance energetica e vitale. Potrebbero esserci delle piccole infiammazioni, dei piccoli malanni di stagione, niente di irrisolvibile. E per quanto riguarda la coppia, perché adesso passiamo alle macrocategorie relative alla persona, in particolar modo alla coppia, questa è una settimana in cui si continua sull'andazzo della settimana precedente. C'è maggiore intensità sotto le coperte, governata dalla Luna che si oppone al Sole e risveglia anche la domenica col trigono a questi pianeti meravigliosi, quindi Marte, Mercurio e Venere, nasce un quinconce con relativo trigono a sua volta legato ad un semisestile, quindi c'è un rimbalzo energetico di pianeti che porta il soggetto magari a vivere di più l'intimità, a godersi di più lo stare col partner anche per coccole e romanticherie, seppur l'acquario non sia tanto di coccole e romanticherie, ma ne sentirà l'esigenza anche nella giornata di domenica in particolare. Giornata bella anche per i single, perché con questa luna sul sole, pardon, la luna in quinconce al sole e questa luna in vergine, può sicuramente avere degli incontri carnali notevoli, può avere delle buone nuove in fatto di carnalità. Se soprattutto avete, insomma, il desiderio di avere qualcuno, lì c'è una spinta maggiore ad una comunicazione maggiore, cioè la comprensione di come ottenere quel tipo di desiderio, realizzare quel tipo di desiderio. Sarete più introiettati nel vostro io e elaborerete di più le modalità per ottenere delle risposte chiare ai desideri della vostra vita, la realizzazione dei desideri della vostra vita. Questo lo avrete tra sabato e domenica, in cui la mente, Mercurio, sarà legata alla Luna che si oppone al Sole in semisestile a Mercurio al dodicesimo campo, quindi va ad acuire la riflessione e la meditazione che voi avete dentro di voi. L'acquario è un segno molto profondo, governato appunto, co-governato da Saturno, perché è un segno sia connesso con gli altri per idealizzare, per tutto ciò. Infatti vedete il grafema dell'acquario, lo dico spesso, Urano, il segno Urano, il pianeta Urano nel segno acquario ha proprio come grafema un'antennina, ecco la concentrazione dell'acquario, la possibilità dell'acquario di catalizzare le proprie attenzioni e energie verso piani superiori. L'acquario è anche molto spirituale e ha anche questa presenza saturnina che lo rende molto interiorizzato, e con la luna opposta al sole e la luna in quinconce al sole al trigono di Mercurio al dodicesimo campo in semisestile, vedrete che sabato e la domenica servirà molto molto per trovare delle risoluzioni a vostre problematiche, chi in amore, chi nel sesso, chi nel lavoro. Diamo all'acquario un 7. Pesci, concludiamo la ciclica zodiacale parlando dei pesci. I pesci hanno una settimana veramente doc, una settimana in cui siete in pole position insieme al segno del Capricorno. Settimana molto bella perché da un lato abbiamo la presenza di Saturno che continua l'avanzata solare, quindi molti di voi possono ottenere ciò che hanno desiderato, cioè la realizzazione dei loro desideri. Nel bene e nel male accadrà. C'è chi desidera un matrimonio, c'è chi desidera una separazione, c'è chi desidera anche un intervento chirurgico.
astrologico, con l'avvento di Saturno sul Sole, un cambiamento importante è in arrivo e una rinascita completa è per voi in arrivo. A supporto di Saturno abbiamo pianeti meravigliosi, abbiamo Marte, Mercurio, abbiamo Venere, tutti i pianeti che in sestile al Sole ci raccontano di una bella evoluzione che potrete avere relativa alla sfera sia professionale che relazionale. Ma entriamo, e poi vabbè, ragazzi miei, c'è anche Giove in sestile, Urano in sestile, è una settimana incredibile, ragazzi. Infatti, siete al primo posto proprio per queste ragioni. Allora, macrocategorie, perché entriamo nello specifico. Per quanto riguarda i liberi professionisti, qui le scelte sono veramente o bianco o nero, nel senso che continuerete in una situazione lavorativa solo se avete e sentite di poterne trarre vantaggio, altrimenti cercherete altro. Se avete un'attività in proprio dove siete, diciamo, voi magari proprietari di una palestra piuttosto che di un bed and breakfast, piuttosto che di una bar caffetteria o di chicche salto, e cercherete di punterete molto molto sul denaro, quindi il denaro sarà il leitmotiv della settimana. Cercherete delle strategie per guadagnare di più e lo farete in modo anche molto determinato, molto vincente anche. Non avrete mezze misure perché capirete il vostro valore e vi proporrete per quella levatura lì. È una settimana in cui, se invece lavorate come liberi professionisti e collaborate con delle aziende, potrebbe esserci il taglio con un'azienda proprio per decisione vostra. L'inizio in un'altra azienda, sempre come collaborazione o un'espansione della collaborazione in attesa che possiate prendere delle decisioni radicali, ma in cuor vostro molti di voi hanno già capito come procedere e stanno procedendo verso traguardi nuovi e goal professionali nuovi. Questa settimana servirà davvero tanto tanto come avanzamento in quella levatura, in quella direzione. E il dipendente, come dicevo poc'anzi, deciderà o dentro fuori, non è più tempo di attendere. Molti avranno la forza per parlare chiaro con chi di dovere, molti altri inizieranno a imporre le proprie regole senza sfruttamenti alcuni, molti altri cambieranno. Questo momento in cui molti non ce la fanno più, cambiano e riescono a ottenere grandi vittorie dalla propria vita, dalle proprie scelte. Quindi comunque questa è una settimana che darà tanto a molti, molto positiva. E la coppia che funziona, cresce e anche tanto, perché Saturno impone una crescita, un'evoluzione importante. C'è un passo importante che va a essere compiuto, una convivenza, un acquisto immobiliare, un bebè, piuttosto che qualsivoglia esperienza fatta in coppia che accresca il legame, anche un viaggio importante, una crociera può essere fatto per intensificare il legame. Marte, Mercurio e Venere sono in sestile. E sono in un campo molto buono tra il decimo e l'undicesimo e garantiscono proprio quella che è una bella evoluzione, una presa di potere, di conquista della coppia e di crescita della coppia davvero non indifferente. Se la coppia non funziona con questi transiti, non è ancora il momento di mollarsi, ma è il momento in cui uno dei due partner consapevolizza sé e l'altro del fatto che insomma, ci sono delle situazioni che non possono essere portate avanti. Spallucce non può essere più fatto, non si può mettere la testa come uno struzzo sotto la sabbia, ma in questo caso pianeti del genere parlano di evoluzioni attraverso chiarimenti. Se però la coppia scoppia e è trascinata da tempo, ci saranno ancora sì dei chiarimenti, ma saranno proprio poi le ultime gocce, no, che fanno traboccare il vaso perché il cambiamento è imminente. Entro maggio-giugno, se la coppia non funziona più, sicuramente il transito di Giove all'ingresso della quadratura solare pesciolina in gemelli porta insomma a un disfacimento della coppia o comunque una presa ulteriore di consapevolezza che così non si può più continuare. Pesci single, questa è la settimana d'oro. Molti hanno un incontro anche attraverso delle amicizie che poi si consolidano e diventano qualcosa di più. Molti hanno già accanto una persona, ma sono indecisi, forse perché la persona non è completamente libera, o forse perché non rappresenta completamente i propri canoni di bellezza, forse perché a livello caratteriale qualcosa non funziona proprio come si deve, forse perché voi stessi non siete più pronti per una relazione, pur volendola, non siete completamente convinti. C'è qualcosa che non va verso una persona che avete appena conosciuto. Questa è una settimana chiarificatrice, è una settimana che vi consente di andare avanti. Attenzione perché i single possono realmente incontrare una persona valida e molto buona in fatto di costruzione e di continuità del rapporto. Poi qui entra in gioco insomma il singolo zodiaco personale per quanto riguarda i single e gli incontri, ma devo dire che i presupposti astrologici sono veramente molto positivi. Quindi questa è una settimana che se restiamo ancorati ai dettami astrologici, il single può incontrare una persona valida.
o può, in seguito ad un incontro appena avuto, in precedenza, veramente espanderlo e ad avere un bellissimo exploit. Diamo ai nativi del pesci un 10. Grazie per essere stati in mia compagnia, ci vediamo qui settimana prossima. Ciao!